Parlo soprattutto, i colleghi sanno bene questo, ma parlo soprattutto per gli studenti o chi può essere interessato alla sede del Pionta. Il Pionta prende il nome da Arezzo, il Colle del Pionta, per la vecchia città medievale. Noi siamo da diversi anni, in quello che è l'ex ospedale psichiatrico di Arezzo, che è un celebre edificio nella storia della un celebre serie di edifici nella storia della psichiatria e degli ospedali psichiatrici nel nostro paese. Noi abbiamo individuato, abbiamo chiamato il viale principale dove si entra il Pionta, è vicino, vicinissimo alla stazione. Praticamente uno esce dalla stazione dalla parte di Campo di Marte e si ritrova davanti la sede dell'università. In questo senso è un posto molto comodo se uno si sposta o se una si sposta con i mezzi pubblici, perché ovviamente col treno scende in pochi minuti e nella sede universitaria. Noi abbiamo rinominato i viali, i vari viali, intestando alcuni ovviamente a pedagogisti illustri come Maria Montessori, a poete, una poetessa come Alda Merini. Abbiamo chiamato però il viale principale, come sappiamo, il viale dei ricercatori, appunto per ricordare che è un dipartimento, un luogo di formazione, di ricerca scientifica e di didattica. Se uno studente, una studentessa che arriva appunto dalla stazione o in qualche modo entra dentro il viale Pionta passeggiando, la prima cosa che vede davanti è la cosiddetta palazzina dell'orologio, che era l'ex palazzina della direzione dell'ospedale psichiatrico, dell'orologio, perché c'è un orologio non funzionante, ma e con tutte, e la palazzina si riconosce molto bene, non solo per la sua posizione centrale, ma anche per il fatto che è affrescata. Quella palazzina serve al piano terra, eccola qua, l'immagine al piano terra, questo è il viale dei ricercatori, questa è la palazzina, e al piano terra sulla destra la segreteria studenti con tutti gli uffici della didattica, quindi per gli studenti e le studentesse è un punto di riferimento, perché secondo un orario ci sono gli uffici della segreteria didattica, girando a sinistra, mentre a destra entrando c'è un luogo non meno interessante per tutti noi, perché è l'archivio dell'ospedale psichiatrico, ma è un archivio che conserva anche tante collezioni che recentemente sono state acquisite, quindi è un luogo estremamente importante per i progetti scientifici che vengono guidati da Silvia Calamai, la presidente del corso di laurea in lingue, che è con noi, da altri colleghi, da sociologi, psicologi, storici della scienza e così via, perché è ovviamente un luogo importante per tutti noi, a cui noi teniamo molto. Primo piano, sono oltre alla stanza di chi vi parla, cioè la direzione, che è meno interessante per gli studenti, ma poi c'è l'ufficio del responsabile di tutto il Pionta, del presidio, e l'ufficio amministrativo del dipartimento. Quindi questa bella palazzina serve soprattutto per gli studentesse e gli studenti a questo punto di riferimento, perché è il luogo della segreteria studenti e gli uffici della didattica con i quali tutti hanno a che fare. Noi abbiamo mantenuto di lato a queste due palazzine, ci sono due edifici che sono i luoghi della didattica. Noi abbiamo mantenuto i vecchi nomi, nel senso che quando io sono arrivato molti anni fa e ho cominciato a pensare al Pionta come luogo per facoltà, all'epoca facoltà di lettere di Arezzo, abbiamo pensato c'era l'edificio, la palazzina uomini e la palazzina donne. Questo arriva al fatto che erano i due locali che ospitavano i degenti e le degenti, e quindi abbiamo tenuto come omaggio
come omaggio al luogo in cui il Dipartimento è ospitato, di mantenere questi nomi. E quindi a sinistra avete la Palazzina Uomini, sono fatte di aule, c'è, insomma, ma non solo di aule, perché vorrei ricordare che tutte le aule presso il Dipartimento e gli Sfusci e le aule che vengono utilizzate anche dai colleghi di altri corsi di laurea hanno dei nomi, le abbiamo rinominate di nuovo di recente, sono i nomi di studiose, studiosi che sono importanti, sono stati importanti e anche figure storiche se per il nostro per Arezzo, per l'attività Arezzo o anche a livello ovviamente nazionale. Quindi studentesse e studenti hanno dei numeri, ma mi fa piacere notare il fatto che far notare che oltre che i numeri delle aule che servono evidentemente per indicare dove si svolgono le lezioni, ma anche dei nomi che sono sulle porte di quelle aule e che hanno un senso se uno li guarda con attenzione. Nella Palazzina Uomini, come dicevo, verso sinistra, guardando, entrando nel Pionta, ci sono al primo piano, c'è tutto il centro linguistico, il CAB, perché è questo un elemento fondamentale. Il Pionta è veramente un luogo di servizi. Quindi noi abbiamo non solo aule che riguardano il Dipartimento, abbiamo una quantità notevole di laboratori diversi, ma c'è una parte molto grossa, data l'importanza dell'apprendimento delle lingue per tutti, anzi direi molto importante, che è data dal centro linguistico, che ha una sede ad Arezzo, un proprio direttore, un proprio responsabile e che è sempre appunto al primo piano della Palazzina Uomini. E dietro la Palazzina Uomini, che ha un giardino esterno e interno in mezzo alle piante, ha un giardino molto bellino. Sul lato c'è un piccolo edificio che era l'ex segheria dei malati del Pionta, dove c'è il bar e la mensa. E qui dove è possibile, c'è il bar dentro, c'è una sorta di mensa, di bar mensa, dove è possibile pranzare. Qui avete un'immagine delle studentesse sulla panchina davanti al bar. Sapete che, essendo in una zona separata, appartata, in un parco, l'idea di avere dei servizi anche semplicemente così di ristoro, da prendere un caffè o da poter andare a mangiare, perché la mensa per gli studenti è convenzionata, è una risorsa fondamentale, per cui studentesse e studenti possono uscire a cose normali. Ora, nella situazione attuale, tutto questo si è fermato, ma noi tutti auspichiamo che riprenda, e quindi possono semplicemente uscire, andare a prendere un caffè, rilassarsi, stare lì, perché il Pionta, il suo bar, il bar del Pionta, la mensa, la piccola mensa del Pionta, il centro ristoro lo consente, consente di farlo, e questo è un vantaggio non da poco. Quindi nella Palazzina Uomini, accanto alla Palazzina Uomini, ci sono tutta una serie importanti di servizi, oltre che alcune grandi aule per svolgere attività didattica. Palazzina Uomini, che è la parte destra, la Palazzina Donne, scusate, che è nella parte destra, vi prometto non la faccio troppo lunga, ma è dedicata tutta all'attività didattica, perché è all'aula magna, all'aula sono aule collegate. C'è una cosa che io spero presto di riattivare, che mi pare importante richiamare, è il teatro. Il teatro è intestato al Pietraritino, il teatro noi l'abbiamo trovato perché era il teatro dei malati, dove avvenivano, sono immagini di questo, noi l'abbiamo risistemato, ora c'è bisogno di adeguare un attimo la salita in palcoscenico. È stato per anni per noi il centro, quando c'era l'insegnamento di teatro, di musica, di spettacolo, dove si lavorava, è attrezzata ad aula,
quindi è un teatro palcoscenico con i camerini sotto, con l'uscita al palcoscenico e tutte delle poltrone dove noi tendiamo a tenerlo, a risparmiarlo, perché ha una sua importanza, una sua delicatezza, diciamo, come struttura, però c'è il teatro, uno dei centri dell'attività, di un certo tipo di attività teatrale, ad Arezzo, è rappresentato proprio dal Teatro del Pionta, che è dentro la Palazzina Donne, che, ripeto, è tutta dedicata a aule più o meno grandi, c'è l'Aula Magna, per l'attività didattica. Se girate un attimo, tornate indietro, un ideale viaggiatore che è entrato dentro il Pionta, sulla destra si trova tutta una serie, un edificio grande, molto grande, e a due piani, mentre tutto il primo piano è occupato in parte da alcuni laboratori, ma soprattutto dalle stanze dei docenti, dove lì normalmente si fa ricevimento, si fanno seminari, corsi della magistrale che sono che hanno un minor numero di studenti, riunioni e così via. Il modo è il corridoio dell'incontro, siamo un po' divisi tra le parti, sono corridoi che si incrociano. La parte a pian terreno, cioè un'altra delle risorse fondamentali che caratterizza il Pionta e gli sfusci, cioè la biblioteca. Una parte della biblioteca di area umanistica ha due sedi, la sede a Siena, a Fieravecchia, e la sede di Arezzo. C'è una importante biblioteca, qui vedete l'immagine, con tre sale di lettura, c'è una sala storica che serve anche per fare consigli di ripartimento, ma è una sala di lettura, ci sono altre due sale, e poi tutto il pian terreno dalla parte verso la stazione, qui vedete alcune immagini delle sale di consultazione, di lavoro. Ricordatevi che noi ospitiamo cose normali, non solo le nostre studentesse, i nostri studenti ovviamente hanno la biblioteca accanto, escono dall'aula e possono andare al bar e poi andare in biblioteca, ma ospitiamo anche studenti universitari aretini che magari sono iscritti a Siena ad altri corsi di laurea, altri dipartimenti, oppure sono studenti universitari di Arezzo, magari iscritti a Perugia o a Firenze. Quindi è normalmente una biblioteca molto frequentata. La parte, diciamo, verso la stazione, attaccata alla biblioteca, è diventato abbiamo utilizzato gli spazi per fare tutta una serie di aule dove gli studenti, diciamo, le stanze di aule attrezzate dove gli studenti possono, quello che chiamiamo il Campus Lab. Il Campus Lab, che vedete in immagine, nel quale gli studentesse possono lavorare, studiare, fare lavoro insieme nelle varie stanze, tutto è un lungo corridoio, come vedete, che occupa, appunto, in cui le stanze sulla destra, che vedete, c'è una parte di laboratorio linguistico, c'è una parte dedicata a storia, una parte dedicata, ecco, questa è un'immagine in cui, di una delle aule come sono attrezzate, in cui al Campus Lab gli studenti, le studentesse possono lavorare e fare, quando fanno lavoro d'insieme, e possono fare, ovviamente, ci possiamo fare seminari con i professori, ma soprattutto è qualcosa che è dedicato alle studentesse, agli studenti, alla loro attività, al loro studio, al loro lavoro, che proprio abbiamo molti spazi di socializzazione, molti spazi nel quale gli studenti e le studentesse possono stare insieme, lavorare. Come vedete, c'è una cosa che mi sembra importante dire. Io sono particolarmente lieto di questa presentazione, perché sapete,
alcuni dei colleghi che sono qui, quelli meno giovani, anche se giovani ma di più lungo tempo come il professor Pellini, lo sappiamo, io sono stato come preside quello che ha portato giù, e diciamo dalla vecchia Godiola, che era un luogo invivibile per noi, e portato giù al Pionta, abbiamo creato, trasformato quello che era, che erano degli edifici lasciati lì o in parte inutilizzati, in un centro universitario, in un luogo di università, in un campus universitario dove si sta in mezzo al giardino, con problemi, può esserci dei problemi, ma è un luogo nel quale abbiamo garantito molti servizi, cioè, per dire una sciocchezza, ma può essere interessante. Abbiamo uno spazio baby point, dobbiamo pensare a studentesse che sono madri, che hanno bisogno di portarsi i bambini dietro, bambini piccoli, e quindi hanno uno spazio dove possono stare con i bambini, cambiare pannolini, fare lavoro con i loro ragazzi nel momento in cui sono devono fare colloquio con i docenti e così via. Cioè, e qui finisco, il dipartimento, cioè il Pionta, che è sede di SFUCI, ma il quale, come sapete, ci sono attività didattica sia nel settore economico, medico, e dal prossimo anno anche nel settore letterario, ritorno della laurea in lettere moderne a Arezzo, e ha una sua connotazione molto ben precisa. Molta attenzione che sempre abbiamo dedicato ai servizi, e quindi vi dovete immaginare uno studente che entra dentro il Pionta e trova la biblioteca, come trova il bar, trova servizi e centro linguistico, trova laboratori. Abbiamo inaugurato anche al secondo piano di recenti laboratori didattici, cioè tutta una serie di aule, luoghi attrezzati, perché c'è un fatto ben preciso: noi veniamo definiti appartenenti all'area umanistica. Siamo tutti d'accordo, io sono un filosofo e quindi mi va bene la definizione di appartenenza all'area umanistica, però questo uno si immagina che l'area umanistica significa un tempo un po' carta e penna, una lavagna e il gesso. E oggi, sapete bene, non è più così. Tutta l'area umanistica, dalle scienze più, diciamo, di antica tradizione a quelle più moderne, può essere le scienze umane e sociali, hanno bisogno di attrezzature, hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di tutta una serie di attività e di risorse tecniche e di spazio, per cui, diciamo, io sono molto lieto di presentarvi un luogo del dipartimento che dirigo, ma è un luogo nel quale biblioteca, come laboratori, centro linguistico, possibilità di studio tutte queste cose sono ben presenti. Lasciatemi concludere questo pistolotto lungo, forse un po' noioso, con una constatazione. Noi ci siamo dovuti attrezzare il coronavirus e tutti a fare attività, eccetera, in teledidattica e così via. Abbiamo fatto qualcosa, c'è stata una necessità e le circostanze ci hanno imposto di lavorare, ma non è che l'uso della teledidattica o l'uso del collegamento delle aule siano delle cose molto, molto nuove per noi. Sono cose che abbiamo dovuto fare perché da tempo che ci troviamo molto spesso. Abbiamo aule in collegamento telematico per il semplice motivo che abbiamo gli studenti che molto spesso non riescono a entrare nell'aula, neanche nell'aula magna, e alcune delle discipline generali, sia di scienze ed educazione sia di lingue, hanno bisogno di spazi molto ampi, e quindi abbiamo bisogno di collegamenti telematici e cose di questo genere. Io non mi viene in mente altro nel presentarvi il Pionta, se non dire che è un posto dove uno in condizioni normali ha la possibilità di lavorare, di prepararsi
bene e di studiare. Non capita di trovare tutti i posti in cui uno, ripeto, esce da lezione, prende un caffè, entra in biblioteca o va in un laboratorio, in uno spazio dove si mette a riflettere, a discutere su quello che ha sentito, ha ascoltato a lezione o a fare un seminario in uno spazio attrezzato con le risorse necessarie. Mi ringrazio dell'attenzione. No, mi viene in mente altro, colleghi che sono qui potranno integrare benissimo quello che è stata la mia presentazione. Sì, grazie molte Ferdinando per questa tua introduzione che credo abbia permesso ai partecipanti all'evento di oggi di capire qual è appunto la realtà dell'Università di Siena ad Arezzo, e quindi la presentazione del direttore credo che abbia permesso di farsi un'idea appunto di quello che è il campus del Pionta. Prima di dare la parola ai colleghi, già appunto qualcuno voleva intervenire, vorrei integrare appunto le cose già molto chiare che il direttore ha comunicato, nel senso che tutto, diciamo, il campus del Pionta è a 2 minuti dalla stazione. Questo è un aspetto molto importante perché non tutti i docenti appunto sono di Arezzo, vivono ad Arezzo, e non tutti gli studenti appunto sono residenti o abitanti della città. Noi abbiamo molti iscritti che vengono appunto dalla Toscana, vengono anche da altre regioni d'Italia. In questo senso abbiamo avuto anche una crescita nel corso del tempo, nel corso degli anni, nelle iscrizioni, per cui insomma è un dipartimento che, come è stato appunto prima anticipato, si è sviluppato molto nel corso degli anni, e abbiamo anche nel periodo, diciamo, dell'epidemia, soprattutto nella prima fase che era quella emergenziale, ma insomma anche nella seconda, abbiamo comunque continuato ad avere, diciamo, connessi e collegati con noi studenti di molte regioni italiane. Questo lo dico perché è stato chiaramente un evento molto tragico, qualche cosa a cui non eravamo assolutamente abituati, però insomma credo che si possa dire, gli stessi colleghi probabilmente lo confermeranno, che l'Università di Siena ha retto bene rispetto appunto alla necessità di fornire tutta l'attività didattica e i servizi, le diverse prestazioni che dovevano essere fornite. Quindi ecco, non aggiungerei altro se non questa idea, diciamo, del campus, che non è qualcosa di così scontato o anche di così frequente nella nostra realtà italiana. Insomma, il campus è un concetto che si trova, è una caratteristica universitaria che si trova molto più all'estero che nel nostro paese. In questo senso ad Arezzo invece è presente una realtà dove lo studente appunto trova tutto a portata di mano, a cominciare naturalmente dai docenti. Mi pare che Roberto Tofanini volesse aggiungere un dato importante, che può essere quello legato all'iscrizione, ma soprattutto alle tasse universitarie, e quindi ecco, lascerei a lui la parola e a chi naturalmente dei colleghi vuole intervenire. Grazie. Ti ringrazio Francesca, buona serata alle studentesse e agli studenti che io mi auguro siano prossime nostre matricole del Disfuci, ma matricola anche di giurisprudenza, che è presente ad Arezzo con 2 corsi di laurea, ad economia, a tutti i corsi di laurea che sono presenti per l'appunto nella città di Arezzo. Le informazioni che vi do saranno molto molto rapide, ragazzi, ragazze, ragazzi, mi state ascoltando, riguardano per l'appunto la tassa. Voi sapete che le tasse universitarie, forse di una normativa nazionale, prevedono una no tax area, o vale a dire un'area di esenzione totale, che fino all'anno scorso a livello nazionale era fissata in 13.000 euro ISEE, meglio ancora ISEU, perché è diciamo così
un conteggio ancora più favorevole allo studente, alla studentessa, allo studente che possono fare domanda. L'Università di Siena, il consiglio di amministrazione del quale faccio parte, aveva deciso di elevare questa no tax area a 18.000 euro. E poi chiaramente aveva previsto, questo va sottolineato, uno scaglionamento fino addirittura a 100.000 euro. Bene, quest'anno le cose cambiano sempre in modo, se possibile, in forma più positiva per la futura matricola che intendesse iscriversi a Siena. Innanzitutto la no tax area viene estesa a 20.000 euro ISEU viene creata una fascia da 20.000 a 30.000 euro ISEU che sarà una fascia con tasse molto molto ridotte, perciò prossime allo zero, prossime all'esenzione. Una fascia del genere l'anno scorso, fino all'anno scorso, non era prevista. Poi invece rimane inalterata dai 30.000 ai 100.000 euro varie fasce che porteranno le studentesse o gli studenti interessati all'iscrizione a Siena a pagare l'intera quota della tassa solo superando i 100.000 euro. Io credo che questa cosa sia un qualche cosa di particolarmente utile, interessante. Inviterei, concludendo, le studentesse e gli studenti che mi stanno ascoltando ad andare a vedere il regolamento tasse che dovrà essere in queste settimane perfezionato, precisato ulteriormente, ma che vedrete vi darà queste indicazioni precise. La cosa importante, guardate, ne discutiamo spesso e volentieri al consiglio di amministrazione, è che voi facciate domanda, perché c'è un numero elevatissimo di studenti che non fa domanda di esenzione o di riduzione tasse. È un'opportunità che credo debba essere presa al volo. Quindi un augurio. Innanzitutto complimenti per il termine dell'esame di maturità che avrete fatto tutti e un augurio, cioè mi auguro di potervi vedere tutti iscritti presso l'Università di Siena, sede d'Arezzo naturalmente, ma anche sede di Siena se lo vorrete. Saremo sempre comunque a nostra disposizione. Buona serata e grazie Francesca. Grazie a te Roberto. Sì, fra l'altro mi veniva da aggiungere anche, ma ne parleremo magari dopo, immagino, della possibilità del DSU, quindi tutta la questione legata a borse di studio, erogazioni di servizi che sono naturalmente molto utili per gli studenti, però naturalmente ora queste sono cose che poi riprenderemo. Prima di separarci, la collega Annalisa Gualdani aveva chiesto di intervenire, non so se anche gli altri colleghi hanno qualcosa da aggiungere. Grazie Francesca, volevo effettuare solo una puntualizzazione in ragione alla presentazione che avete fatto dell'attività presente presso il Disfuci e della logistica. Noi fisicamente, come corso di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza nei corsi di laurea triennale in servizi giuridici, non siamo presenti presso il campus del Pionta, però possiamo dire che siamo quasi dirimpettai, perché ci troviamo nella sede della ex Casa delle Culture, che è in piazza Fanfani per gli aretini all'ex caserma Cadorna, quindi in linea d'aria siamo molto vicini, per cui gli studenti possono agevolmente venire a lezione e poi frequentare la vostra biblioteca nel caso che lo ritengano opportuno, e quindi anche noi logisticamente ci poniamo molto vicini ai servizi dei trasporti pubblici. Volevamo dire che già dallo scorso anno i nostri studenti beneficiano dei servizi del vostro CLA, del vostro quindi centro linguistico, e che quindi non sono tenuti ad andare a Siena perché la sede principale del Dipartimento di Giurisprudenza è di Siena, ma grazie appunto alla vostra collaborazione, alla vostra compartecipazione, possono utilizzare i vostri servizi di Ateneo. La cosa che volevo puntualizzare per tutti coloro che sono collegati e che possono essere interessati, che lo scorso anno accademico era presente
avete un solo corso di laurea in servizi giuridici, curriculum, amministrazione, sicurezza e servizi al territorio, quest'anno, visto il successo avuto dello scorso anno e anche in un'ottica di ampliamento dell'offerta formativa, in ragione anche dell'ampliamento delle nuove professionalità che si sta sviluppando nella materia ambientale, nell'agribusiness, nel diritto vitivinicolo, abbiamo aperto un nuovo corso di laurea triennale in servizi giuridici che va ad ampliare la nostra offerta formativa. Questa è una puntualizzazione che volevo fare e ti ringrazio. Bene, perfetto. Non so se fra i colleghi c'è qualche altro intervento, altrimenti penso che si possa procedere anche con la presentazione. E quindi diciamo ci separiamo a questo punto. Uno va nella sua stanza allora. Esatto, sì. Questa è la diciamo la sceneggiatura continua così. Benissimo. Allora buon lavoro a tutte le varie stanze che si apriranno da un minuto. Esatto. Bene? Grazie Francesca, forse possiamo semplicemente aggiungere che gli studenti, noi saremo, io sono Pierluigi Pellini del Dipartimento di Lettere, noi saremo fissi nelle nostre stanze, gli studenti naturalmente se lo ritengono possono anche girellare, possono anche fare un tour virtuale dei vari corsi di laurea retini. Esatto, quindi ottima anche questa integrazione, nel senso che appunto dico ai partecipanti che dovrebbero a questo punto avere l'elenco delle stanze virtuali, non sono fra l'altro tante, però a seconda dell'interesse potete appunto o rimanere in questa stanza o collegarvi nelle altre e poi, come appunto adesso il collega comunicava, anche magari spostarvi di stanza in stanza. Quindi ripeto che diciamo gli indirizzi delle stanze virtuali sono su Orientarsi, che è il sito di UNIST. Penso che l'abbiate già in qualche modo incontrati. Sì, benissimo. Allora, buon lavoro, a dopo. A dopo, grazie. Buon lavoro, a dopo. Buon lavoro. Arrivederci. Buona continuazione. Allora, dunque, credo che quindi si possa entrare nel vivo della nostra presentazione, che appunto, ripeto, è la presentazione dell'offerta formativa del DISFUCI, quindi lo ripeto, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di Arezzo. E, quindi darei, prima di dare la parola ai due colleghi che presenteranno i due corsi di laurea, magari ecco una parola per dire che noi oggi vi presentiamo soprattutto questi due corsi triennali perché sono quelli che immaginiamo vi interessino particolarmente, perché sono appunto i corsi di laurea triennali, quelli che si scelgono dopo aver acquisito il titolo di studio del diploma. Però ecco, magari diciamo che la nostra offerta è un'offerta piuttosto ricca, articolata, il Dipartimento è un Dipartimento che offre anche due corsi di laurea magistrali, quindi corsi che si decide di frequentare, cioè ci si iscrive dopo aver acquisito un titolo di primo livello, abbiamo poi dei master e anche un dottorato. Quindi questo lo dico per farvi capire che l'offerta è un'offerta piuttosto ricca, articolata e anche piuttosto variegata ed è in qualche modo eterogenea. Però ecco, proprio perché vorrei lasciare anche spazio agli studenti, io non aggiungo nulla di più. Sì, esatto, rispondo a Ranfagni, a Lisia, che appunto mi chiede se deve rimanere qui perché è interessato alla presentazione di Scienze dell'Educazione. Noi oggi presentiamo appunto i due corsi di laurea triennali, lingue e scienze dell'educazione. Quindi, scusate Francesca, scusa, tu hai bisogno ancora di me? Ma io direi di no, Ferdinando. Ti lascerei e mi vado a preparare perché domani ho una giornata intera di esami. Intanto buon lavoro a tutti e grazie per
penso che grazie a te. Grazie a te, io ho cercato di dare un'immagine del Pionta, non so se ci sono riuscito, ma grazie a te, a Claudio e a tutti gli studenti e le studentesse potenziali del nostro dipartimento. Perfetto, grazie davvero, buon lavoro Ferdinando. Buon lavoro a voi. Bene, allora, quindi abbiamo i due colleghi, Silvia Calamai, che è la presidente del corso di laurea di scienze, del comitato per la didattica del corso, corso triennale in lingue, e il collega Claudio Melacarne, membro del comitato per la didattica di scienze dell'educazione. Quindi darei a voi la parola, come volete organizzarvi per la presentazione, e partiamo. Ma Silvia, vai pure, si fa per... Okay. Sì, tu hai giustamente anche la laurea specialistica, quindi ha senso che tu presenti tutta la filiera. E grazie Claudio, e grazie a Francesca, do un benvenuto a tutti gli studenti partecipanti, mi fa molto piacere presentare a voi il corso di laurea, non sarò sola per quanto riguarda lingue, poi per le domande, curiosità e quant'altro c'è anche il mio collega, il professor Gianluigi Negro, che rappresenta un po' l'anima delle lingue straniere, in particolare il comparto di cinese. Allora, io non voglio rubare troppo tempo e ho preparato una presentazione molto breve che si dovrebbe vedere. Sì, ora infatti stiamo più attenti. Controllate che non ci siano sorprese come quell'altra volta, abbiate pazienza, ora si dovrebbe vedere... Si vede? Sta partendo. Oh. Vai. Bene, allora. Mettere grande, così lo vediamo meglio. Vediamo. Come credi, ecco. Sì. C'è la presentazione? Sì. Bene. Allora, corso di laurea in lingue per la comunicazione interculturale d'impresa. Due anime che compongono questo corso di laurea sono la comunicazione interculturale e l'impresa, che sono, come dire, attive a partire dal secondo anno. Il secondo anno di studi, ciascuno di voi sceglierà se seguire più l'anima della comunicazione interculturale oppure scegliere più l'anima legata all'impresa, e quindi anche sulla base degli interessi, delle aspettative future, si orienterà verso l'uno o verso l'altra. E tralascio gli aspetti legati agli sbocchi lavorativi che avete potuto leggere, che riguardano naturalmente l'ambiente, il mondo del turismo, della cooperazione interculturale o il mondo delle imprese, e vengo un po' a raccontarvi come è fatto questo corso di laurea. Come ho detto, il primo anno è uguale per tutti. Questo è utile perché il primo anno uno studente deve capire, è come se fosse atterrato su un pianeta sconosciuto. Questo pianeta va conosciuto, bisogna imparare a capire come funziona l'università, come è strutturata, che non è insomma, un po' diversa rispetto a una scuola superiore, e allora abbiamo ridotto la possibilità della scelta. Insomma, il primo anno è uguale per tutti. Al secondo anno, quando uno ha capito e si è orientato bene, allora sceglie tra le due anime quella che è più vicina ai suoi interessi, se comunicazione interculturale, se lingue invece per l'impresa. E che cosa si studia in questo corso di laurea? Innanzitutto la lingua inglese, che è la lingua obbligatoria per tutti, e poi una seconda lingua scelta tra francese, spagnolo, russo, tedesco e cinese. Queste possibilità sono appunto a disposizione, ciascuno studente può scegliere sulla base delle proprie passioni, delle proprie preferenze, e invece sulla lingua inglese non c'è possibilità di scelta perché è la lingua obbligatoria, dove anche il raggiungimento del livello finale è più elevato. E lo studio delle lingue straniere prevede lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche con insegnanti madrelingua, come ha detto il direttore. Come succede in alcuni altri Atenei d'Italia, abbiamo un centro linguistico d'Ateneo. Ci sono, oltre che i docenti strutturati, anche il personale cosiddetto CEL, collaboratori ed esperti linguistici, che è personale madrelingua formato appunto per insegnare la lingua straniera. Questo è un punto di forza del nostro Ateneo, perché
ci sono diversi atenei che ormai hanno esternalizzato questi servizi che non sono più offerti dentro la didattica curriculare. Noi invece ancora abbiamo un numero discreto di lettori, cosiddetti lettori, che permettono un avanzamento notevole nelle conoscenze linguistiche. Poi non si studia solo la lingua, si studia anche la corrispondente letteratura e la corrispondente cultura della lingua prescelta, oltre all'inglese, quindi si fa letteratura e cultura inglese, oltre a, poniamo, cinese o russo, si fa anche letteratura e cultura cinese o russa o spagnola. Ecco, quindi di ogni lingua si studia anche la letteratura e il contesto culturale di riferimento. In più ci sono discipline linguistiche e filologiche, la glottologia, la grammatica italiana, la glottodidattica, l'italiano per i media, English in a globalized world, quindi l'inglese, questa è una dizione che fa vedere come l'inglese è ormai lingua franca e si studia come l'inglese si diffonde nel mondo e in che forma. E queste sono, ecco, forse sarete interessati a questi aspetti un po' più pratici e anche professionalizzanti, questi sono i livelli di conoscenza delle lingue in uscita che garantiamo, almeno i livelli minimi, di inglese C1, spagnolo almeno B2, francese almeno B2, tedesco almeno B2, russo e cinese almeno B1, per la differenza che è sotto gli occhi di tutti, legata anche al sistema di scrittura e al fatto che si accettano principianti. Sulle altre lingue, escluso l'inglese, si accettano principianti, e questo è un punto, insomma, che è bene sapere nel momento in cui si sceglie la seconda lingua. La mobilità internazionale, naturalmente, se uno studente si iscrive a lingue, si suppone che poi abbia voglia e piacere di viaggiare, quindi noi come corso di laurea incentiviamo tantissimo la mobilità Erasmus, quindi in Europa, oppure anche attraverso i numerosi scambi internazionali e gli accordi bilaterali che l'Ateneo di Siena ha con tanti atenei americani e cinesi, e sudamericani, di altre parti, insomma, della Confederazione Russa. Naturalmente, ecco, è possibile passare un periodo da 3 a 6 mesi a un anno in un certo paese X e fare gli esami in una università che sceglierete. Questi esami vi saranno riconosciuti al rientro. Ecco, noi incentiviamo tantissimo. Naturalmente, ora questo è un discorso che fa un po' sorridere di questi tempi così incerti, però ecco, per darvi un'idea, scusate, ecco qui, per darvi un'idea della nostra mobilità, non a quest'anno accademico non fa testo, l'anno accademico precedente avevamo 6 studenti in Oklahoma, 11 a Wenzhou in Cina, tanti nella Confederazione Russa, in Parigi, Spagna, Germania. Ecco, il numero della mobilità, avevamo 79 studentesse e studenti all'estero, che sono quasi la metà del corso delle persone iscritte, per avere un'idea. Quest'anno non vi do i dati perché molte persone poi sono dovute rientrare, quindi i dati di quest'anno sono per ovvie ragioni falsati. E poi, ecco, un altro aspetto da tenere presente è il tirocinio. Il tirocinio obbligatorio, che lo abbiamo reso obbligatorio appunto e l'abbiamo valorizzato per dare delle competenze più professionalizzanti ai nostri laureati. Il tirocinio può essere da 125 a 150 ore in diversi ambiti professionali e si può scegliere la struttura, uno la può proporre se ha dei contatti oppure può prendere da una lista che ha l'Ateneo nell'ambito del turismo, delle imprese, della cultura, della scuola. E sulla base dei propri interessi. È possibile fare anche un tirocinio all'estero all'interno del programma Erasmus for Traineeship oppure un tirocinio in paesi extraeuropei previo accordo con il corso di laurea. E questi sono i nostri iscritti, è un corso di laurea che, come diceva la collega Francesca Bianchi prima, ha una grande attrattività fuori regione. Abbiamo molti studenti che vengono dalla dorsale Adriatica, dalle isole, ed è un corso di laurea relativamente numeroso per gli standard dell'Ateneo di Siena. Alcune informazioni, ecco, sul dopo la laurea soprassederei perché non è
non è fondamentale adesso. A me premeva dirvi due cose. Uno è guardare questo sito, perché questo sito è estremamente informativo, è il sito del corso di laurea, è la nostra carta da visita. Lì trovate il piano di studi, trovate tutte le informazioni necessarie per capire di che cosa si tratta, che cos'è questo corso. Quindi vi invito a guardarlo bene e a capire come è fatto dall'interno un corso di laurea. Il sito è da questo punto di vista è fondamentale. Poi trovate i contatti del Comitato per la Didattica. Io sono il presidente, ma non sono sola, per fortuna. C'è la collega Alessandra Carbone per letteratura e lingua russa, la collega Cirillo per il comparto di inglese, il professor Zanca, che è anche il direttore del CLA, del Centro Linguistico d'Ateneo, e poi la rappresentante del CLA Arezzo, la responsabile del Centro Linguistico d'Ateneo di Arezzo e responsabile del comparto di francese, la professoressa Anne Skoisman. Quindi, se poi siete interessati a delle lingue particolari, oltre al collega professor Negro, che è qui presente in quest'aula virtuale, ci sono i docenti responsabili delle varie aree che vi possono raccontare, spiegare molto meglio di me che tipo di lavoro si fa all'interno di ciascuna lingua. Altro punto fondamentale, e qui poi lascio la parola al collega Melacarne, se siete interessati al corso di laurea è fondamentale che teniate sott'occhio il sito del Centro Linguistico d'Ateneo di Arezzo, e ci vado adesso un momento in diretta, se mi riesce, perché facciamo i test di ingresso. I test di accertamento del livello per poter fare i gruppi omogenei quando si fanno le aule di lettorato. Quindi è fondamentale che a settembre, allora, a partire dal sito del Disfuci, così vedete tutta la strada. Ecco, voi vedete il Centro Linguistico di Ateneo, CLA Arezzo, ci arrivate dal sito del Dipartimento e poi cliccate qui tutte le informazioni e vedete, a parte l'avviso sull'emergenza epidemiologica, ma vedete tutte le informazioni legate agli esami e legate ai test di primo anno, i test obbligatori, gratuiti, prima dell'immatricolazione, dal 1 al 30 settembre, ora questo non è aggiornato, ma lo sarà presto, voi dovete sapere che per poter essere poi immatricolati, senza impegno, potete andare al CLA o chiedere al CLA come si svilupperanno, perché non è aggiornato, perché ancora non siamo sicuri di come avverrà il test di ingresso a settembre. Stiamo aspettando delle direttive dall'Ateneo vista la situazione epidemiologica. Si suppone che sarà possibile ritornare in aula tranquillamente, dunque sarà possibile fare poi i test di ingresso. In ogni caso, questo è il sito da monitorare sapere in quale gruppo di inglese e di lingua e della seconda lingua entrare quando si comincia a fare le lezioni il primo semestre. Ecco, spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie, comunque dopo sono a disposizione per domande per curiosità insieme al collega Negro, e quindi lascio volentieri la parola al collega Melacarne. Grazie Silvia per la presentazione. Bene. Vai pure Claudio. Ok, salve, buonasera e grazie Francesca per l'organizzazione di questo ulteriore evento di orientamento. Grazie Silvia e soprattutto grazie alle studentesse e studenti. Io provo a presentare in modo sintetico il nostro corso di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione. Vi daremo poi anche i link ai siti web di riferimento dove trovate molti e ulteriori dettagli. E solo un attimo, condivido una presentazione che voglio utilizzare, ma giusto come sfondo. Ditemi se
dovrebbe esserci, sì, sì. Se c'è, perché mentre io presento non vi vedo. Ok. Allora, parto da due informazioni di sfondo. Questo è un corso di laurea che ha radici sedimentate in questo dipartimento, nella città di Arezzo. Voi pensate che molti anni fa c'era la facoltà di magistero, quindi si è sempre occupata il nostro territorio e l'Università di Siena di educazione. E questo corso di laurea è stato sostanzialmente rinnovato un paio di anni fa. Questo perché attualmente c'è una legge che finalmente ha regolamentato le professioni dell'educatore, e questa legge in sintesi ci dice che tutti coloro che nella loro vita vogliono svolgere attività educativa devono possedere la laurea in scienze dell'educazione e della formazione. Quindi un paio d'anni fa di fatto questo corso di laurea è stato ridisegnato tutto e ricostruito, un po' per rispondere a queste nuove leggi e un po' perché il mondo del lavoro in ambito educativo era cambiato. Per entrare un po' più nel vivo, poi tanto farete voi le domande, probabilmente voi avete un'idea di che cosa fa l'educatore. Io stesso ho fatto questo corso di laurea e quando sono entrato non ero particolarmente interessato a lavorare con i bambini, ma per esempio con i giovani e gli adulti. Però molti dei miei colleghi e delle mie colleghe invece erano interessati a lavorare sul mondo dell'infanzia, e più o meno erano questi due gli ambiti di lavoro e di impegno futuro professionale. Attualmente qui vedete un po' di palline colorate e al cui interno ci sono le tipiche i tipici target del lavoro dell'educatore, che è quello che noi forniamo. Si va quindi da tutti i servizi all'infanzia, soprattutto asilo nido, bambini da 0 a 3 anni, ma anche la fascia 3-6, purché non sia a scuola. Poi voi sapete che la nostra società è abbastanza complessa, nel bene e nel male, quindi ci sono famiglie che hanno bisogno di un supporto per educare i propri figli. Alcuni educatori lavorano in collaborazione stretta, per esempio, con tutto anche l'ambito giudiziario, quindi ci sono gli affidi, ci sono le persone con diverse problematiche, che hanno quindi bisogno di un sostegno, i giovani che hanno a volte problemi con le dipendenze e gli adulti allo stesso modo, con tutta la sfera degli anziani. Voi sapete che c'è un aumento della nostra età media, per fortuna. Questo parallelamente vuol dire che avremo più anni da spendere in questo mondo, ma parallelamente anche maggiori bisogni di natura educativa, non solo assistenziale. E poi c'è chi lavora anche nell'ambito del, non proprio della cooperazione, ma dentro i servizi al territorio, che si occupa di donne che hanno subito violenze. E poi c'è tutta un'altra sfera, per esempio, che io ho imparato studiando dentro questo corso, che è quella della formazione degli adulti nei luoghi di lavoro. E questo è tutto un altro ambito, e noi formiamo professionisti che possano fare la formazione ad altre persone che sono impegnate dentro i contesti di lavoro, quindi sono dei formatori. Soprattutto questo avverrà, ve lo spiego velocemente dopo, se qualcuno di voi si iscrive a questo corso e poi sceglierà la magistrale. Dove si lavora? Si può lavorare sia nel pubblico che nel privato. Qui rivedete alcuni termini chiave: l'asilo nido, le cooperative, dipende in quale regione. Noi abbiamo studenti che vengono non solo dalla provincia qui di Arezzo, ma anche dalla Toscana e anche fuori Toscana, quindi dipende un po' dall'organizzazione dei servizi e del welfare. Comunque asili nido, RSA, i centri di accoglienza, le cooperative, servizi di supporto alle scuole. A volte le scuole hanno gli insegnanti, hanno del personale ausiliario, e poi a volte hanno anche un educatore che si occupa in modo particolare di alcune problematiche. Poi ci sono i centri di aggregazione e anche le agenzie formative, per esempio, sono quei luoghi dove si cerca di intercettare finanziamenti europei per organizzare la formazione degli adulti. L'ambito in cui potreste andare a lavorare quindi è molto variegato, e chi si iscriverà scoprirà che questa mappa che ora vi sto presentando, in realtà voi la
la comincerete a navigarla bene dal secondo anno, un po' come ha introdotto Silvia per lingue, perché vi, studiando la psicologia, la sociologia, la pedagogia, la didattica e anche materie di natura più umanistica, ci sono degli esami di filosofia e di storia, scoprirete anche qual è la vostra, come dire, il vostro desiderio di sviluppo professionale. Probabilmente noi abbiamo fatto una piccola indagine, chi entra dentro questo corso di laurea all'80% pensa di voler andare a lavorare con i bambini, e una buona parte di queste persone poi scopre di avere doti o interessi diversi, e quindi al secondo anno, invece di fare un tirocinio all'interno di un asilo nido, sceglie di farlo dentro una cooperativa che si occupa, per esempio, o di migranti, o dentro un'agenzia formativa che si occupa di come aiutare le persone a ritrovare lavoro o ad essere più competenti nel proprio luogo di lavoro. Se volete maggiori informazioni sul corso di laurea, dopo vi posto in chat dei link, ma troverete anche una pagina dedicata con diverse modalità con le quali si può conoscere il nostro corso di laurea. C'è anche un gioco interattivo, ci sono delle studentesse che vi illustrano in dei video, diciamo, gli aspetti centrali di questo triennio, e poi c'è un bellissimo anche modo per visitare il campus. Se avete capito, Arezzo non è una città, non è una metropoli, nonostante questo riesce ad aggregare studenti da diverse parti d'Italia e riesce anche ad offrire delle opportunità di studio all'estero non indifferenti. Questo anche nel corso di laurea triennale in scienze, educazione e formazione, dove per esempio quest'anno attraverso un finanziamento ministeriale siamo riusciti a far partire un gruppo di studenti verso il Marocco, poi per cause che conoscete tutti la mobilità si è interrotta, ma altrimenti c'erano altri progetti verso il Canada, verso gli Stati Uniti, abbiamo degli accordi con anche con la Columbia University, quindi iscriversi a questo corso di laurea vuol dire certamente entrare a far parte di una comunità molto più ampia di quella cittadina, e però vuol dire anche avere delle chance di poter studiare all'estero e conoscere altri luoghi e anche altri colleghi, altre colleghe, che è una delle esperienze più belle, se vi capiterà di farla all'interno di un percorso universitario. Ci sono due percorsi strutturati, due curricula. Uno è proprio dedicato ai servizi educativi per l'infanzia. Si sceglie il proprio percorso al secondo anno e il primo educatore dei servizi educativi per l'infanzia è, come dire, un curriculum che fornisce una specializzazione per lavorare all'asilo nido e ai servizi dell'infanzia 3-6 anni, ma non nella scuola dell'infanzia. E l'altro curriculum invece è l'educatore formatore nei contesti sociali, in questo caso invece l'obiettivo è quello di formare professionisti che lavorano con giovani adulti, con le problematiche che ho illustrato prima, ma che non riguardano un target di persone con età, diciamo, 0-6 anni, dai 10 anni in su. Le discipline che incontrerete sono diverse, è un percorso multidisciplinare. Il primo anno è identico a tutti, questo per dare una base comune e per permettere a tutti di acquisire quelle conoscenze di base che poi vi serviranno per specializzarvi o nella filiera infanzia o nella filiera dell'educazione sociale. Come aree di riferimento qui ne indico alcune, per esempio nell'area comune che qui vedete in verde chiaramente ci sono le discipline generaliste, quindi la pedagogia generale, psicologia dello sviluppo, sociologia generale, la didattica anche legata alla tecnologia dell'educazione e all'inclusione. Questi sono quei corsi in cui si acquisiscono le conoscenze di base, i concetti di base, le teorie più importanti. Poi ci sono quelle professionalizzanti, quelle legate proprio al proprio curriculum. Vi faccio un esempio per essere breve. Chi farà educatore sociale, un esame che dovrà sostenere sarà quello di educazione degli adulti, cioè dovreste sapere come apprendono gli adulti.
Chi invece sceglierà l'educatore per l'infanzia, per esempio, potrà dare neuropsichiatria infantile, perché è giusto sapere quali sono alcuni disturbi diffusi in questo periodo dell'età evolutiva. Poi ci sono gli esami specialistici a scelta, che mi danno l'opportunità di formarvi su proprio dei campi molto molto ristretti. Uno di questi è quello della multicultura, dentro il quale potete specializzarvi in alcuni settori, compreso quello del, per esempio, del lavoro in contesti ad alto tasso multietnico. E in alcuni casi noi abbiamo inserito in alcuni slot di esami anche esami sui le metodologie di prevenzione dei processi di radicalizzazione. Quindi è un corso che ha due anime, ma, e che queste due anime trovano una sintesi iniziale, e poi man mano che arrivate al terzo anno avete sempre più autonomia di costruire il vostro percorso rispetto a che cosa? Ai vostri interessi. Quindi studiando capirete quali sono anche le aree che vi stimolano di più. L'università è un contesto per come dire, alimentare la propria curiosità, ma anche il vostro desiderio professionale. Negli anni incontrerete, dovete fare un tirocinio obbligatorio, 5 crediti al secondo anno, 5 crediti al terzo anno. Facendo il tirocinio capirete chi volete essere da grandi, cioè da grandi vuol dire al termine degli studi triennali. Sulla didattica, molti ci chiedono come erogheremo, non ci sto troppo sopra, credo di intercettare comunque anche alcuni aspetti della didattica, di come verrà erogata per il corso di laurea in lingue. Noi, come sapete, non abbiamo interrotto la didattica neppure in questo periodo da dicembre ad ora, quindi siamo passati in modalità online, in diretta, asincrona. Quindi per noi a settembre, ad ottobre, qualsiasi siano le condizioni di esercizio, questo non dipende da noi, dipende dalla situazione, diciamo, sanitaria e dalle leggi che verranno emanate. Per quanto ci riguarda, noi siamo pronti per tornare in aula, oppure, e sarebbe l'ipotesi migliore chiaramente, ma se questo non sarà possibile possiamo fare come abbiamo fatto in altre occasioni, della didattica blended, cioè mista, un po' in aula e un po' a distanza, oppure se la situazione ancora non è risolta torneremo a distanza almeno per il primo semestre. Dopo va da sé che un percorso di 3 anni si ritorna in aula, quindi si sta soltanto discutendo di un momento transitorio. Mobilità internazionale, abbiamo anche noi i nostri collegamenti, e se tutto ripartirà come sembra, chi si iscriverà ad ottobre potrà poi usufruire di questi nostri contatti con le università straniere per imparare un'altra lingua anche, ma anche per fare un'esperienza di culturale e di conoscenza. Per esempio c'è chi è andato a studiare degli asili nido in altri paesi europei e si scopre quanto l'infanzia sia veramente interessante se vista dal punto di vista di culture diverse. E, la vita universitaria la scoprirete se verrete a trovarci. Soltanto l'ultimo punto: dopo il corso di laurea triennale, all'interno del nostro dipartimento, noi abbiamo una laurea magistrale in scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni. Troverete il link. Questa è una magistrale che permette anche di accedere, dopo, diciamo, i concorsi vari, anche alla professione di insegnamento. Abbiamo due master di primo livello e abbiamo anche un dottorato, però a voi questo interessa meno, nel senso che il dottorato si fa eventualmente dopo aver conseguito la magistrale, ma questo è solo per dirvi che c'è una filiera che inizia dal triennio e per chi vuole può continuare fino addirittura al dottorato o comunque al post laurea con i master. Alcuni nomi e mail alle quali poter chiedere informazioni, vi invieremo le slide, quindi li troverete direttamente nella vostra mail. E l'unico ulteriore
aspetto o comunque informazioni che mi sento di darvi è di visitare questi link nel caso in cui foste interessati ad approfondire alcune questioni. E comunque io mi chiedo, perché voi sapete che uno dei più grossi difetti del professore universitario è quello di dire di parlare molto poco e poi di lasciarsi andare e poter parlare per 3-4 ore, quindi mi fermo e vi ringrazio e chiedo a Francesca di gestire questo momento. Se ci sono domande siamo qui con Silvia per provare a rispondere. Perfetto, allora io ringrazio entrambi perché siete stati veramente molto sintetici. Naturalmente adesso poi possiamo anche decidere di tornare su alcuni aspetti sia per il corso di lingue che per scienze dell'educazione, però ecco, come avevo anche un po' accennato, perché ho visto che qualcuno aveva anche scritto qualcosa, quindi c'erano già, mi pareva di aver capito, delle richieste di intervento, quindi avete due modalità, potete anche prendere direttamente la parola e quindi intervenire, potete accendere il video, potete lasciarlo spento, insomma potete scegliere la soluzione migliore, quella che vi sembra per voi preferibile, oppure scrivete la domanda, come già però mi pareva di aver visto, e quindi possiamo appunto cercare di rispondere alla vostra questione, insomma la questione. Quindi ecco, sentitevi anche molto liberi di chiederci qualsiasi questione, perché ci si rende conto che dal punto di vista di uno studente o comunque di una persona che voglia iscriversi, spesso appunto noi possiamo dare per scontate delle questioni che invece scontate non sono. Quindi su questo sfruttateci molto e insomma interrogateci, ecco. Allora, vado un po' indietro perché già mi pareva di aver visto delle... Allora, forse la prima domanda, però anche su questo veramente vi chiedo di precisare, qualcuno ha chiesto qualche informazione per quanto riguarda il diritto allo studio, cioè c'era, mi pareva, una richiesta di specificazione per quanto riguarda appunto le borse di studio. Mi pare Marika o Marika, insomma, quindi se vuole le do naturalmente la parola per intervenire, se no rispondo io, insomma, come le sembra meglio. Allora, intanto direi questo, che tutta la questione del diritto allo studio non è gestito a livello universitario, cioè non è l'Università di Siena che decide le modalità di erogazione delle borse di studio. Esiste un ente che è sostanzialmente un organismo, che è appunto l'Agenzia del diritto allo studio regionale, quindi per la Toscana ci sono appunto tre sedi, Firenze, Siena, Pisa. Ora magari io le scrivo anche il link, perché è importante, credo, giustamente avere la possibilità di trovare tutte le informazioni utili. Diciamo che, forse l'avevo anche già inserito, ma insomma lo reinserisco, diciamo che il periodo estivo è un periodo importante, nel senso che mentre l'iscrizione all'università è possibile solitamente fino al mese di ottobre inoltrato, anzi le iscrizioni tendono a chiudersi a fine ottobre, per quanto riguarda la richiesta di una borsa di studio bisogna invece muoversi con una certa, insomma in modo un po' anticipato, e quindi ora qui appunto reinserisco il link, perché di solito appunto qui voi potete trovare tutte le informazioni, ma di solito appunto per chiedere l'erogazione della borsa di studio la scadenza è ai primi di settembre. Questo è un po', di solito insomma viene così, la data è ai primi di settembre, quindi questo vuol dire che insomma a questo link voi potete trovare veramente anche un numero di telefono, trovate inizialmente le tre università, le tre sedi universitarie, e poi per quanto riguarda
all'Università di Siena, esiste naturalmente anche un numero telefonico che potete chiamare per avere tutte le informazioni utili. Io vi chiederei proprio di avere loro come interfaccia, perché sono loro che gestiscono in autonomia questo servizio. E qui, ecco, sì, poi il collega sta scrivendo altre informazioni che non hanno numero chiuso, non ci sono appunto sbarramenti, esiste un test di orientamento però, che hanno tutti i corsi di laurea che non prevedono forme di selezione all'ingresso. Il test di orientamento è un test però che prevede che cosa? Come dice un po', suggerisce la parola, è un test che cerca di accertare le competenze in ingresso, soprattutto le competenze di conoscenza della lingua italiana, ma su questo però insomma sono test piuttosto semplici e questo test non agisce da sbarramento, appunto non seleziona chi è dentro e chi fuori, semmai possono esserci delle misure compensative che si riescono a sviluppare nel corso dell'anno. Anche per questo però appunto avevo inserito il sito del nostro dipartimento, perché se voi comincerete un po' anche ad utilizzarlo trovate tutte le informazioni che servono appunto lì. Ecco, poi giustamente la collega Calamari risponde a qualcuno di voi che aveva chiesto appunto per quanto riguarda il test di accesso per lingue. Ci sono credo però anche altre domande. Il test va fatto al momento dell'iscrizione? No, nel senso che intanto è già aperta l'iscrizione all'università, nel senso che in questo periodo ci sono le preimmatricolazioni, cioè è possibile appunto effettuare già una sorta di iscrizione che poi sarà perfezionata, però questo è un aspetto credo importante da sottolineare. Trovate l'informazione nel sito del dipartimento, ora magari la cerco e così la inserisco nella chat. Esiste un servizio di supporto che abbiamo realizzato con il collega delegato al tutorato per far sì che appunto gli studenti possano anche essere un po' aiutati, se vogliamo, in questa procedura, che è una procedura completamente online, quindi questo già da diversi anni. Per iscriversi all'università non è più necessario recarsi fisicamente nel luogo dove appunto è presente l'università, fare file e quant'altro, ma è tutta una procedura che si svolge appunto online. E noi abbiamo abbiamo previsto questo servizio di immatricolazione, per cui abbiamo un supporto da parte delle studentesse tutor che aiutano appunto lo studente che vuole sostanzialmente iscriversi a matricolarsi, quindi una sorta di supporto. E per questo ci sono appunto sono a disposizione almeno a rotazione un giorno alla settimana, però insomma intanto magari adesso vi cerco anche il link così lo posso inserire. I colleghi vogliono rispondere ad altre domande, perché mi sembrava che ci fosse anche qualche altra curiosità che veniva posta. Prendo un momento la parola perché diverse persone stanno chiedendo del test di ingresso che non è stato fatto. Volevo tranquillizzare sul sito all'ultimo indirizzo che vi ho dato, dal 1 al 30 settembre 2020, chi è interessato, ma anche non si è iscritto, chi è interessato a conoscere meglio il corso di laurea in lingue, va al CLA, si reca al Centro Linguistico d'Ateneo ad Arezzo e compila una scheda informativa, dà informazioni sulle eventuali certificazioni che uno possiede, fa il test di livello di inglese, perché per inglese, questo non l'ho detto prima, lo dico adesso, bisogna possedere almeno il B1 in ingresso. Quindi tutto questo viene fatto con l'ausilio del personale tecnico del CLA e viene fatto nel mese di settembre. C'è tempo, quindi state tranquilli, non avete perso nessuna finestra. E
guardate il link che vi ho indicato, perché lì ci sono tutte le informazioni a cui state pensando e ci sono già tutte le risposte e ci sono anche i punti, i riferimenti dei due tecnici, personale tecnico amministrativo, che si occupa di fare questo, questa profilazione, diciamo, con una brutta parola, però è una profilazione linguistica per capire bene in che gruppo mettervi, perché capite bene, se uno è, ha una certificazione alta di inglese, è bene che non stia con chi ha appena superato il B1, ecco, per rendere gruppi omogenei nel, nell'insegnamento delle lingue. Ecco, volevo precisare questo e rassicurare tutti che c'è ancora molto tempo, va bene? Sì. Perfetto, allora intanto io ho inserito questo link che è sostanzialmente per sapere in quale orario le studentesse sono a vostra disposizione per aiutarvi nella procedura di iscrizione. È una procedura percorribile, niente di particolarmente complesso, però proprio perché ci sono degli step da seguire, abbiamo pensato di facilitare questa iscrizione, quindi ora arriva fino a giugno. Naturalmente adesso verranno inserite anche le nuove disponibilità per i mesi di luglio, agosto e luglio, perché poi in realtà da luglio in poi, da fine luglio avremo l'iscrizione vera e propria. Poi un'altra, dunque, intanto c'era qualcuno che voleva intervenire, allora prima anch'io sì. Mi zittisco, prego. Buonasera a tutti, sono Francesco Paolo e vengo dalla Sicilia, penso che si sente. Ero interessato al corso di laurea per quanto riguarda lingue, però comunque la mia domanda è a prescindere un po' dalle facoltà. Chiedevo magari se ci sono dei locali comunque affiliati all'università, chiamiamole così, case degli studenti, a cui comunque possono fare riferimento degli studenti che sono, cioè, fuori sede, come me per esempio dalla Sicilia. Forse l'aveva parlato il professore già prima, solo che ho avuto dei problemi di connessione, quindi non sono riuscito a seguire bene il discorso. Va bene, perfetto, grazie. Allora, non so se Claudio vuole aggiungere. Sì. Ecco, vai, rispondi pure, intanto così io poi dopo viene in mente un'altra cosa. Prego. No, credo che siano, questa domanda è collegata a quella delle borse di studio, nel senso che le residenze universitarie, almeno per quanto riguarda il nostro dipartimento di Arezzo, ce ne sono forse due, una sicuramente è insomma a 500 metri dal campus, e vengono però gestite dal DSU, cioè dal diritto allo studio universitario della Toscana. Quindi io non le so dire qual è la procedura esatta per fare domanda. Se vuole controllo un attimo, ma il consiglio che le posso già dare è quello di prendere contatti con il DSU, di diritto allo studio universitario della Toscana, e chiedere quali sono le cioè a chi fare domanda e quali sono un po' i criteri, perché non è di diretta gestione dell'università. E come le borse di studio, il collega prima vi diceva, vi posto diciamo il link, però la borsa di studio la dovete chiedere prima di iscrivervi. La scadenza della borsa di studio è, se non sbaglio, è agosto, quindi è i primi di agosto, quindi prima dovete fare domanda di borsa di settembre, sì. Di solito, però... Sì, sì, sì. Quindi non è che dovete iscrivervi e poi chiedere la borsa. Prima chiedete la borsa e poi potete decidere di iscrivervi. Va bene, grazie mille. Grazie. Le posto in chat quello che ho. Ok, va bene, grazie. Molto gentile. E fra l'altro mi pareva che ci fosse anche qualcuno che domandava, ma che non trovava, no, come fare per chiedere la borsa di studio, ma non lo trova perché deve aspettare che esca il bando.
se non esce il bando, lei effettivamente appunto non trova come possibile poi fare la domanda, fare la richiesta, presentarla. Quindi prima deve aspettare che esca il bando, però anche per questo io davvero vi consiglierei di entrare dentro al sito del servizio del diritto allo studio universitario e scrivere, perché c'è di solito una mail oppure un numero telefonico, e quindi anche fare una telefonata in modo che così chiedete orientativamente quest'anno rispetto al solito quando uscirà il bando, che scadenza avrà. Vi ripeto, di solito esce in estate e appunto in tempi un po' effettivamente non molto legati a quello che è l'andamento universitario, il bando si chiude, e quindi proprio per questo vi conviene davvero un po' monitorare questa situazione andando appunto sul sito. Buonasera, mi sentite? Prego. Perché non vi vedo, cioè vi vedo, ma credo che voi non mi vediate. No. Infatti, però ho questo problema di veduta solamente. Volevo fare due domande che avevo già scritto sulla chat. Intanto vorrei sapere se gli educatori possono rapportarsi anche con i carcerati o comunque con persone di questo genere. E come altra domanda, visto che io ho 35 anni e ho terminato la mia prima fase di studi 7 anni fa, quindi sono laureata in grafica d'arte a Firenze, ma riguardo a questo test di orientamento che verrà fatto, mi chiedo se devo prepararmi in qualche modo, riprepararmi, oppure semplicemente arrivo con il mio bagaglio e se ne parla. Sì. Allora rispondo io per quest'ultima parte. Assolutamente sì, ripeto, è un test che viene realizzato un po' perché tutti i corsi di laurea lo prevedono, quelli che non sono appunto a numero chiuso, e quindi c'è proprio la necessità di realizzare questo test, però direi che assolutamente no. Poi anche lì naturalmente nel sito del DISFUCI, del nostro dipartimento, c'è proprio una parte di servizi agli studenti, di informazioni, e quindi lei troverà anche tutta una serie di informazioni utili per questo test, però direi che insomma può andare tranquillamente a realizzarlo. E per quanto riguarda la domanda sugli educatori, credo che il collega Melacarne possa risponderle. Grazie. A lei. Sì. Per quanto riguarda gli educatori, il sistema carcerario prevede delle figure che sono gli educatori che lavorano all'interno del carcere. Dal punto di vista formale e professionale è una figura che esiste. Dal punto di vista occupazionale, le figure dell'educatore dentro il carcere sono chiaramente regolamentate da bandi del Ministero degli Interni. Quindi, se lei mi chiede esiste, lavora, sì, questa laurea, come dire, può permettere di lavorare in questi ambienti. Se mi chiede quanti spazi ci sono, io le rispondo come per qualsiasi altro ambito, dipende quanti persone il Ministero degli Interni mette a bando e ritiene di aver bisogno. Però per esempio noi abbiamo studenti, anche la magistrale, che lavorano dentro il carcere. Ora le dico un nome violando la privacy, però per dire, Francesca Fabiola Papi è un'educatrice che lavora in carcere. Bene. Ecco. Quindi è possibile, però parallelamente le ho detto, non è un mercato, come dire, il mercato di lavoro degli educatori in carcere non è un libero mercato, cioè non è un educatore sociale che se aumenta la domanda ce n'è maggior bisogno e è il welfare che lo gestisce. E dentro il carcere c'è la legislazione del Ministero degli Interni, quindi va su bando e quindi va su politiche di ministeriale. Comunque ecco, con questo percorso di laurea posso eventualmente accedere anche alle carceri. Sì. Grazie. Legato a questo c'era anche una domanda sugli studenti lavoratori, per quanto riguarda gli studenti
20 lavoratori, mi pare, però non, ripeto, io sto leggendo in chat, se poi adesso volete intervenire, intervenite tranquillamente, siamo pochi, possiamo veramente anche interagire direttamente, insomma, senza problemi. Anche perché, Francesca, io, no, scusate se intervengo, ma non sono sicura di aver risposto a tutte le domande, quindi se non le avessi viste, perché non è semplice scorrere tutta la chat, se non avessi visto qualche domanda o la riscrivete oppure prendete parola, e come vi dicevo, se qualcuno è interessato a qualche lingua specifica, in particolare il cinese, abbiamo anche la presenza del professor Negro che è qui e a cui potete chiedere domande anche più tecniche. Io ho messo tutti i link che vi prego di guardare, perché passiamo molto tempo ad aggiornare i siti, e quindi quelli sono già fonte di informazione aggiornata e sicura. Ecco. Sì. Intanto magari mentre prendete un po' di coraggio per intervenire, ripeto, potete anche intervenire col video spento, quindi davvero non, insomma, è un intervento anche informale. Quello che volevo precisare rispetto ai lavoratori o comunque a persone che potrebbero anche non volere o non potere così seguire le lezioni, perché avevo notato che qualcuno aveva chiesto, insomma, qualche studente lavoratore era intervenuto. Allora, diciamo che c'è una differenza fra i due corsi di studio, perché è vero che nessuno dei due corsi di laurea prevede la frequenza obbligatoria, però nel caso del corso di laurea di lingue è fortemente consigliata e in un certo senso è anche naturale che si frequenti, perché altrimenti le lingue non si imparano. Nel caso di scienze d'educazione la frequenza è invece insomma molto molto più relativa. Noi abbiamo studenti anche che magari decidono, insomma, come se frequentare, e quindi questo vuol dire anche che nel caso in cui si lavori o ci siano determinate problematiche, un'impossibilità, oggi, ma non oggi perché diciamo c'è stata l'epidemia, c'è stata appunto la situazione emergenziale, ma già da molto tempo l'Università di Siena ha utilizzato per esempio la piattaforma Moodle, dove tutta una serie di materiali, di strumenti, insomma, sono a disposizione anche degli studenti che non frequentano. Quindi insomma, diciamo che in questo caso l'epidemia ha obbligato una sorta di salto ulteriore nello sviluppo tecnologico, però ecco, non è più come un tempo quando la frequenza effettivamente era la cosa più normale da fare, però su questo effettivamente c'è una differenza tra i due corsi di laurea. Salve, posso fare una domanda? Mi sentite? Certo, prego. Guardi, per quanto riguarda gli orari, si può sapere nulla? Perché volevo sapere se bene o male potevo intersecare le due cose, tra cui studio e lavoro. Allora, guardi, gli orari, ora, come al solito io rispondo, ma poi chiedo ai colleghi di integrare. Sì, ma di lingue parlo. Vai Silvia. Comunque in realtà gli orari, in questo momento siamo tutti allo studio degli orari. Sì, va bene, nel caso si ritornasse alla normalità, dico, intendo, se si dovesse ritornare. Sì, questo è proprio il periodo, è l'estate, diciamo, è il periodo in cui i piani orari vengono non soltanto definiti, ma anche proprio decisi definitivamente, anche perché è logico che poi a fine settembre, i primissimi di ottobre, si parte con la didattica. E comunque, a prescindere dal fatto che la didattica sia erogata online o frontalmente, i piani orari devono esserci per forza, perché anche la didattica online non è una didattica che il docente può fare, può tenere così liberamente, no? Cioè ci sono delle fasce orarie, ci sono appunto degli orari che devono essere assolutamente stabiliti e rispettati, insomma, i docenti devono fare questo. Quindi non so se Silvia vuole aggiungere qualcosa, però questo è il momento in cui stiamo proprio definendo gli orari per i due corsi di laurea. Ok, grazie mille. Allora, posso dire brevemente che se si fosse in una condizione normale,
se si fosse in una condizione normale, di solito la mattina si tengono le ore di lettorato nel corso di laurea in lingue, il pomeriggio le ore degli insegnamenti disciplinari, quindi le mediazioni, le storie, le geografie, le letterature, di solito. È difficile fare una previsione su come sarà l'orario del prossimo anno se non è finita l'emergenza, però ecco, diciamo che noi consigliamo la frequenza soprattutto per le ore di lettorato, perché ovviamente una lingua non si impara da casa, questo lo sapete meglio di me. Però è possibile anche usufruire delle tante risorse digitali che l'Ateneo mette a disposizione e quindi studiare dal remoto con l'ausilio dei docenti di lingua. E quindi insomma diciamo che è possibile anche se non è la frequenza è caldamente consigliata, certo, ma un po' perché si vive la comunità universitaria, come diceva il collega Melacarne, c'è una comunità, c'è un sapere, c'è un lavoro di gruppo, anche ci sono laboratori, ci sono tanti eventi, il dipartimento è un dipartimento molto vivo e molto abitato dagli studenti e tutto questo si perderebbe se si facesse tutto da non frequentanti, ecco, certo, questo più o meno per l'aspetto umano, nel senso si sa quando escono gli orari oppure ancora è indefinita la cosa? Ma giusto noi il calendario inizia, la didattica inizia l'ultima settimana di settembre, quindi noi all'inizio di settembre dobbiamo avere un piano orario ben stabilito. Perfetto, grazie. Forse anche prima. Grazie mille. E poi su cinese, Francesca, se tu sei d'accordo, lascerei la parola al professor Negro perché è più competente di me a rispondere. Sì, sì, certo. Beh, per chiudere con questo discorso del calendario didattico, aspetti, volevo rispondere al discorso del calendario didattico. Lei entri, se ha bisogno soprattutto di conoscere l'orario, lei entri dentro al sito del Dipartimento, si segni la parola calendario didattico, perché nel calendario didattico viene proprio, all'interno di quella sezione, viene pubblicato il piano degli orari, primo e secondo semestre, quindi appena sarà possibile, lei troverà tutte le informazioni utili lì. No, volevo chiedere solamente quando ci invierete per email tutta le dispense. Cioè, i materiali utili che vi abbiamo presentato oggi? Sì. Sì, nei prossimi giorni. Ah, va bene, ecco, volevo sapere se oggi o nei prossimi, perfetto, grazie. Oggi non credo che ce la faremo, nei prossimi giorni però sì. Grazie. Prego. Io volevo sapere un'informazione. Per la questione Grosseto, nelle scienze dell'educazione, a che stiamo? Allora, sì, lei aveva anche scritto una mail, sì, ci eravamo, sì, anche sentite. Allora, prima di dare la parola, cioè nel senso, come vogliamo, Claudio vuoi rispondere adesso e poi do la parola a Gianluigi o viceversa, insomma? Ma su Grosseto è semplicissimo, nel senso che noi abbiamo già avuto, diciamo, un'interlocuzione con il polo grossetano, sul quale insistono già dei altri corsi. Diciamo il territorio, la città, insomma, con gli organi di competenza ci hanno risposto che erano molto contenti di questa proposta di attivare il primo anno di scienze educazione anche su Grosseto, chiaramente con la modalità della teledidattica, però formalmente questa proposta è, diciamo, al vaglio del CDA del polo di Grosseto. Quindi formalmente fino all'8 di luglio non credo che avremo una risposta chiara, però diciamo che da quello che ci hanno già detto, insomma, c'era un terreno molto fertile, erano, insomma, molto contenti di poter usufruire anche di questo corso, perché tutta l'area di Grosseto e dintorni non è coperta dal punto di vista della formazione, appunto, degli educatori, e quindi siamo contenti se c'è questa opportunità di quindi pure se Grosseto dice sì, posso frequentare anche in presenza questi corsi, li posso fare anche, diciamo, o soltanto è teledidattica. No, lei potrà scegliere,
se frequentarli in diretta a Grosseto nelle sedi dove c'è la teledidattica, se venire ad Arezzo e frequentarle in presenza e probabilmente comunque ci incontreremo, cioè nel senso che anche noi almeno una volta verremo a Grosseto, cioè ci si conoscerà, però su Grosseto come gli altri corsi già presenti c'è un'aula, uno spazio dove mentre io faccio lezione nella mia aula di Arezzo in diretta si trasmette su quest'aula di Grosseto, quindi in realtà una persona può decidere se stare con me in aula d'Arezzo o stare in aula Grosseto, in ogni caso può fare domande e siamo in interazione diretta. Ecco, ho capito, però gli esami devo venire ad Arezzo a farli. Gli esami, allora, dipende, alcuni ho visto gli altri corsi, alcuni li fanno direttamente a Grosseto e credo che la nostra scelta sarà quella di non poter, noi non riusciamo a fare tutti gli appelli anche a Grosseto, però certamente magari un appello anche a Grosseto potrebbe essere assicurato in presenza. Però questo qui io non glielo so dire, ma glielo dico perché finché non ci danno risposta formale io non gli posso chiedere l'organizzazione effettiva ai miei colleghi di Grosseto. Quindi non lo so, la nostra posizione è che siamo flessibili, altrimenti non si faceva questo tipo di scelta. E non le so rispondere sugli esami, onestamente. Non vorrei dirle una cosa e poi smentirmi il 9. Quindi magari risentiamoci il 9 e almeno ci scrive e noi gli sappiamo rispondere. Magari è tutto più chiaro più in là. Sì, cioè che ci sia il corso che parta, le potrei dire al 90% è sicuro. Però sulla modalità, per esempio, degli esami devo confrontarmi con i miei colleghi di Grosseto, perché non... e mi posso confrontare solo dopo che mi hanno detto un sì ufficiale. Ecco, semplicemente questo. Sì, l'ultima domanda, poi magari mi zitto subito. Per quanto riguarda il test e l'iscrizione, vanno di pari passo o devo fare prima l'iscrizione e poi il test d'ingresso? Come funziona? Prima l'iscrizione e poi il test. E posso fare l'iscrizione anche dopo, se lo faccio magari dopo l'iscrizione? Tempo, ripeto, per questo stiamo dando tutti queste indicazioni, questi siti, questi indirizzi, perché se lei appunto si collega al sito del Disfusci, lei troverà anche l'indicazione dell'inizio dell'anno accademico, l'inizio dell'anno accademico, ma soprattutto la chiusura delle iscrizioni. Di solito entro la fine di ottobre, quindi lei controlli, ma di solito questo è il limite per iscriversi, va bene? Ok, il sito me lo manda, il sito per le iscrizioni, per vedere. Sì, in realtà l'ho già, se lei scorre la chat lo trovo. Va bene, va bene. Se mai non iscrive, grazie. Allora, okay, prego, va bene. Prego Gianluigi. Grazie mille. Perfetto. Grazie alla professoressa Bianchi per aver organizzato e coordinato l'evento, così come i miei ringraziamenti vanno a Claudia e Silvia per aver presentato in maniera molto chiara i due percorsi di studio. Ringrazio ovviamente anche Marika per la sua domanda indirizzata al comparto di cinese. Io spero di essere all'altezza di questa risposta perché ho preso servizio solamente a gennaio, ma posso condividere con lei, Marika, e con tutti gli studenti presenti in quest'aula che l'impressione iniziale di questo primo semestre di lavoro è stato sicuramente molto positivo. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con due colleghi particolarmente preparati in materia, cioè la professoressa Maria Modè e il professor Sergio Conti, che mi hanno supportato nella configurazione di quello che è stato il primo triennio dell'insegnamento della lingua cinese. Sostanzialmente la struttura del comparto di lingua cinese è indirizzata principalmente a degli studenti che vogliono iniziare lo studio della lingua cinese, quindi il livello di ingresso è evidentemente basso, a differenza di altri atenei tipo Ca' Foscari, Sapienza, che prevedono già delle conoscenze preliminari per lo sviluppo appunto della conoscenza della lingua cinese, ed è prevalentemente indirizzato a un tipo di conoscenza
sviluppo di tipo di conoscenze di natura linguistica. Non è un programma sinologico, ma punta principalmente sulla lingua. L'obiettivo finale, come è stato già illustrato nelle simulazioni, nelle slide presentate dalla professoressa Calamai, è quello di ottenere un livello B1-B2. Questo tipo di conoscenza della lingua, questo tipo di obiettivo è perseguibile, realizzabile, non solo grazie agli insegnamenti in loco che avremo al Disfuci, ma anche grazie a un filo diretto che abbiamo maturato con l'Università di Guangzhou. Un filo diretto, una collaborazione che va al suo terzo o quarto anno e che vede la partecipazione in loco di lettori altamente qualificati che supportano l'insegnamento della lingua da un punto di vista più operativo. Quindi sostanzialmente l'insegnamento della lingua, non solo per quanto concerne l'insegnamento della lingua cinese, si divide in due fasi: un confronto diretto con un lettore madrelingua, soprattutto nel caso del cinese, e poi un confronto con che punta a una preparazione legata maggiormente agli aspetti linguistici e grammaticali. Per quanto riguarda lo sviluppo del triennio, i primi due anni sono principalmente focalizzati all'insegnamento di strutture grammaticali, della scrittura e dell'ascolto. Il terzo anno, invece, stiamo parlando sempre del percorso che si svilupperà agli Disfuci, poi aprirò una piccola parentesi per quanto riguarda il bando di mobilità internazionale. Il terzo anno invece prevede un sviluppo di conoscenze legate alla traduzione. Questo cosa comporta? Comporta sostanzialmente uno sviluppo di un curriculum che vi porterà eventualmente a inserirvi anche nel mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda il discorso della traduzione e dell'interpretariato. Ovviamente è una base che ci auspichiamo in futuro poter consolidare magari con delle collaborazioni più solide anche con la stessa Università di Guangzhou, ma che potrebbe dare delle indicazioni in merito ad un eventuale sbocco professionale. Uno sbocco professionale che penso sia anche strategico, non solo in uscita per quanto riguarda eventuali lavori in loco in Cina, ovviamente parliamo di una prospettiva futura viste le condizioni globali sanitarie attuali, ma anche, questo non lo sottovaluterei, penso che sia un vero valore aggiunto del nostro dipartimento e del nostro corso di laurea, è quello dell'interazione con il territorio. Come sa, oltre il 90% della comunità cinese in Italia proviene proprio dalla città di Guangzhou, la città con la quale noi abbiamo una solida collaborazione, non solo per quanto riguarda l'interscambio di figure di docenti, ma anche, come accennava anche la professoressa Calamai, un programma che permette di sviluppare un periodo di studi che va dai 6 mesi fino a un anno proprio presso l'Ateneo cinese. Quindi c'è anche questa possibilità. Segnalo che proprio l'interesse nei confronti del comparto della lingua cinese mi ha stupito personalmente, per quanto possa valere la condivisione della mia esperienza personale, perché nonostante questo periodo infausto, funesto, che ci ha accompagnato fino a qualche settimana fa, proprio la settimana scorsa abbiamo ricevuto ben 14 candidature che prevedono che gli studenti che vorrebbero sviluppare un periodo di studi proprio verso la Guangzhou University, l'Università di Guangzhou. Generalmente questo tipo di candidatura, di richiesta viene effettuata a conclusione del primo anno accademico e poi vi è una selezione in base alle lettere motivazionali, alle medie dei voti conseguiti nelle prime battute del corso di studio. In ultima istanza segnalo anche che la relazione che Disfuci ha con la Cina non coinvolge solamente professori in entrata e studenti in uscita, ma ha recentemente accolto anche una delegazione di studenti cinesi che sono stati ospiti presso la nostra struttura del Disfuci grazie alla Winter School organizzata dalla professoressa Calamai, che ha ospitato una ventina di studenti cinesi direttamente alla Guangzhou University. In altri termini, mi sembra di capire e posso confermare che l'interesse nei confronti dello studio della lingua cinese da parte del Disfuci sia molto
molto ben delineata e abbia finora riscontrato diverso supporto sia in termini di internazionali, quindi con l'interesse e la collaborazione finora maturata con i nostri interlocutori e colleghi cinesi, sia da un punto di vista di numeri, visto che continua a crescere. In ultima istanza una piccola postilla che riguarda probabilmente un'offerta, probabilmente di fatto è un'offerta extracurriculare. Insieme ai colleghi del comparto di lingua cinese abbiamo avviato proprio durante il periodo di Covid una serie di iniziative a supporto della condivisione della lingua e cultura cinese. Sostanzialmente, essendo rinchiusi in casa in questo periodo funesto, abbiamo avuto l'idea di organizzare una serie di proiezioni documentari sulla Cina contemporanea, che ha visto successivamente anche la presenza di alcuni sinologi, documentaristi o colleghi nell'ambito sinologico, che hanno aiutato i nostri studenti, i nostri colleghi del Dipartimento a confrontarsi su temi che riguardavano la Cina. Quindi, oltre all'insegnamento della lingua in maniera che rappresenta sostanzialmente l'aspetto fondamentale del nostro comparto, è possibile prevedere che anche nei prossimi semestri, nei prossimi mesi, ci impegneremo per cercare di dare seguito appunto a uno dei tratti distintivi del nostro corso di laurea, che è quello della comunicazione interculturale, non necessariamente legata alla lingua, che rappresenta il cuore portante, il motore portante di tutto il corso di laurea, ma anche attraverso altre direzioni. Questo è più o meno quanto. Poi sono ovviamente ben disposto a rispondere ad altri quesiti da parte degli studenti e speriamo prossimi iscritti al nostro corso di laurea. Perfetto, bene, grazie. Allora, mi pareva che ci fosse ancora qualche domanda in evasa, forse una di Nadia, che però ho capito poco, non so se è ancora presente, ma forse è uscita, non lo so, perché era legata alla partecipazione degli studenti stranieri online, offline, quindi forse era sull'obbligo di frequenza, invece mi pare che dovremmo aver risposto, però ecco, di nuovo, tanto abbiamo ancora del tempo, quindi se volete intervenire ancora per porci domande, fatelo pure. Salve, potrei fare un'altra domanda per quanto riguarda il test di accesso? Prego. No, volevo una precisazione. Se il test non, cioè se lo studente coinvolto nel test non raggiunge, diciamo, il risultato prestabilito, gli esami può dargli lo stesso oppure deve superare un altro test aggiuntivo? No, allora ci sono delle misure compensatorie, definiamole in questo modo, che a quel punto intervengono. Però diciamo intanto il test si svolge in un periodo in cui insomma non ci sono gli esami, viene tenuto, può cambiare naturalmente il periodo, ma insomma prima che si arrivi alla sessione estiva. Per utile per dare gli esami, quindi diciamo non dovrebbero accavallarsi le due cose, ma l'unica opzione che a quel punto viene messa in atto è proprio questa, cioè l'intervento di misure compensative in modo da come dire, poter avviare lo studente poi agli esami. Quindi ecco, non è che allora ho sbagliato il test, ma allora devo rifare un altro test, ma allora cioè, non è una storia infinita, ecco, diciamolo, almeno per ora è sempre stato in questi termini, ma è anche logico che sia così, perché, ripeto, non c'è l'idea che con questo test alcune persone vengano, no, si impedisca ad alcune persone di poter sostenere gli esami. È semplicemente un test che tende a valutare, questo sì, le competenze in ingresso, ecco. Ok, la ringrazio. Prego. Altre curiosità, dubbi, aspetti che non abbiamo magari affrontato e che invece per voi hanno una certa importanza? Perché di nuovo
dal nostro punto di vista possono essere chiare delle cose che invece chiare per voi non sono. Sfruttateci. Sì, esatto, giustamente il collega mi ricorda che esistono anche le studentesse tutor, fra l'altro le cioè sia noi naturalmente che le studentesse tutor sono a vostra disposizione, lo dico perché naturalmente noi oggi abbiamo avuto un momento di incontro, di interazione, di scambio, però non è che è finito il mese di giugno, è finito tutto, noi comunque restiamo a disposizione, c'è un periodo che normalmente è agosto in cui magari possiamo essere in ferie, diciamo così, però insomma noi siamo qui, se voi scrivete una mail sia a noi, quindi ai docenti, a me delegata all'orientamento e anche alle studentesse tutor, perché non abbiamo, a parte mi era sembrato di vedere a un certo punto collegata Francesca Gallo, che è una delle nostre studentesse tutor, ma insomma ce ne sono tre, quindi trovate naturalmente anche delle studentesse tutor la mail all'interno della sezione tutorato, sempre all'interno del sito del Dipartimento, del Disfuci, e quindi ecco, potete anche mandare una mail alle studentesse se volete anche parlare con loro, cioè avere anche un punto di vista diverso, in una logica un po' più tra pari, quindi al di là di quello che sostanzialmente possiamo dirvi noi. Quindi ecco, non vedete, lo voglio dire oggi, questo Open Day che abbiamo svolto online il 29 di giugno, non è che se non ci chiedete le cose oggi non le potete più chiedere, assolutamente no. Anche perché lo dico perché spesso insomma funziona un po' così, no? Che mi viene in mente una cosa, oh, guarda, non ho posto questa domanda, invece era importante. Quindi ecco, soprattutto io che sono delegata all'orientamento, se mi scrivete, insomma, cerchiamo di rispondervi. Fra l'altro, non soltanto io, ma sia la collega Calamai che il collega Melacarne sono anche a disposizione per eventuali colloqui via Skype. Quindi possiamo, voglio dire, anche pensare ad un incontro un po' più personalizzato. Oggi non siete molti, quindi abbiamo potuto rispondere, credo, e naturalmente lo rifaremo ancora, alle vostre curiosità, ai vostri dubbi. Però se avete bisogno anche di avere un incontro invece un po' più ristretto, anche questo naturalmente lo facciamo. Fra l'altro sono ricevimenti Skype che continueremo a svolgere al di là della pausa estiva, proprio perché effettivamente c'è un po' un'incertezza sul prossimo anno. Come dicevano prima i colleghi, chiaro che a noi tutti piacerebbe tornare in aula, ci piacerebbe, no, che questa esperienza tragica in qualche modo fosse un po' alle spalle, però non possiamo farlo, insomma, come vedete, anche seguendo i media, sia che si legga un quotidiano, sia che si ascolti una radio, una televisione, no? L'andamento dell'epidemia è un andamento che va un po' monitorato, cioè saremmo pazzi, credo, a tornare in aula a prescindere di quello che succederà. E come diceva fra l'altro prima Gianluigi, insomma, abbiamo potuto, credo, anche sperimentare qualcosa di innovativo, cioè quello che sembrava lì per lì a marzo una situazione un po' forzata, no? Dire beh, basta, eroghiamo la didattica online, quello che succede succede. In realtà credo che insomma abbiamo avuto anche qualche sorpresa piacevole, nel senso che come al solito poi la tecnologia offre anche tante possibilità, per esempio il fatto di poter far partecipare anche gli studenti a convegni, a momenti di discussione, no, scientifica. Quindi ecco, insomma, per fortuna siamo nel 2020, ecco, questo non dimentichiamocelo mai, ci sono anche tanti aspetti positivi che la tecnologia rende possibile, in attesa naturalmente di tornare in aula in una situazione di sicurezza. Sì, se posso aggiungere una nota su questo, può essere utile sapere che gli studenti iscritti non hanno perso, fino ad ora, non hanno perso né un appello, né abbiamo laureato tutti quelli che si dovevano laureare, anche se a distanza, se da casa. Quindi, come dire, il sistema universitario italiano forse è quello che ha tenuto meglio, che ha reagito meglio all'emergenza.
abbiamo fatto lauree e anche in sessioni straordinarie, abbiamo anche riorganizzato i tirocini. Nel momento in cui i tirocini non era più possibile farli nelle strutture per la chiusura totale, allora ci siamo riattivati e ingegnati per creare dei tirocini interni da fare a distanza. Quindi, come dire, chi doveva fare il tirocinio è riuscito a farlo lo stesso, lo ha fatto in un'altra modalità, ha imparato altre cose, e però, come dire, non è che si è reso il corso di laurea più semplice, no? O si è lasciato andare, no? Cioè si è cambiato nella misura in cui potevamo farlo e abbiamo comunque garantito quello che era necessario garantire. Ecco, questo è importante dirlo, perché di fronte a un'emergenza di queste dimensioni non si è fermato praticamente nulla, se non la presenza, ecco, ma la biblioteca ha continuato a fornire agli studenti il materiale per laurearsi, la biblioteca ha continuato a fornire il materiale in digitale laddove era necessario fornirlo, insomma, quindi questo, ecco, sentitevi comunque supportati in qualsiasi modo si procederà da settembre in poi. Ecco, l'Ateneo è pronto e ha lavorato, io mi sento di dirlo, in maniera, ecco, seria e autorevole. Sì, concordo, anche a parte la primissima settimana, ma sono stati pochi i giorni in cui c'è stato un po' di così, anche di per esempio qualche problema alla rete, a volte le lezioni registrate non si scaricavano bene, ma tutto questo è durato molto poco, perché già la settimana successiva i tecnici hanno veramente permesso che ci fosse un'ottima erogazione della didattica, e questo non era scontato, perché in grandi atenei le cose per esempio non sono andate così lisce. Questo lo so per esperienza personale, quindi. Chiedo la parola, se possibile, a tal proposito, Francesca. No, questa distinzione con i grandi atenei, ovviamente massimo rispetto e stima per i colleghi che operano in queste condizioni, hanno operato in queste condizioni di difficoltà, però penso sia da sottolineare un aspetto che è stato già accennato dal collega Melacarne, che riguarda e si collega un po' anche all'idea di supporto che ha presentato, che ha fatto riferimento Silvia. Io, venendo da fuori, insomma, dopo tanti anni, vorrei sottolineare un aspetto che sono le dimensioni di Arezzo. Le dimensioni di Arezzo giocano a favore per un percorso di studio, come dire, abbastanza agevolato da un punto di vista logistico e da un punto di vista, come diceva anche Silvia, di supporto, perché può sicuramente far leva su una grande disponibilità da parte di tutti i colleghi, come ha dimostrato esattamente questa esperienza del Covid. Ma un aspetto che mi ha sorpreso positivamente è anche, proprio probabilmente anche per la conformazione della città, che non è personalizzante, che non è grande, che agevola anche l'interazione tra gli studenti, e anche lo stesso campus porta e supporta questo tipo di continuo confronto con i vostri futuri colleghi. Questo è un aspetto che non sottovaluterei, perché è molto difficile da replicare anche in università, nei più grandi. Io posso parlare per esperienza personale, in un contesto culturale completamente diverso come quello cinese, però la possibilità di avvicinarsi voi alla stazione, voi al centro, pochi minuti a piedi, è un aspetto che secondo me rappresenta un vero e proprio valore aggiunto, non solo per quanto riguarda l'esperienza, un'esperienza didattica, ma proprio un'esperienza accademica a tutto tondo. Quindi vi invito anche a valutare questo aspetto. Grazie. Solo una riflessione, poi volevo fare io una domanda agli studenti, ma la prima riflessione è, riprendendo il collega Toffanini, volevo ricordare agli studenti presenti che il fatto che venga innalzato le soglie ISE, quindi i criteri per definire qual è la tassa da pagare, prendetela in considerazione, perché non credo che sia una misura strutturale. Cioè, credo che l'Università di Siena, il suo rettore, in una situazione di emergenza
abbiano deciso di concretamente che cosa vuol dire abbassare potenzialmente le tasse, perché se il limite per avere la borsa di studio, per avere le tasse universitarie abbassate, si è alzato di reddito, vuol dire che più persone ne potranno usufruire di questo beneficio. Quindi, non so, mettete in conto anche questa valutazione, che non è principale per la formazione, diciamo, personale, però c'è anche questa, e lo sappiamo bene. Sì, ma anche come il discorso dello slittamento per il pagamento della rata delle tasse. In altri atenei non hanno assolutamente appunto permesso che ci fosse uno slittamento della rata delle tasse universitarie in una situazione come quella di appunto, se vogliamo, di fase 2 da emergenza Covid-19. Però allora, ci sono altre curiosità, domande o anche soprattutto delle questioni a cui non abbiamo risposto? Io solo, se non ci sono domande, io vorrei chiedere se qualcuno dei presenti vorrà. Ora c'è Nadia di nuovo, però scusa, non ti volevo interrompere, ma magari no. Nadia, dopo che il collega ha parlato, se vuole intervenire, perché mi sembrava di aver colto una sua domanda in chat, che però non ho ben capito. Lei chiedeva qualche cosa sulla frequenza online, offline, nel prossimo anno per gli studenti stranieri. Quindi se vuole può intervenire per porla, perché io non l'ho capita bene, non so se i colleghi l'hanno... No, se riesce a... Se Nadia riesce a... Sì, anche o se ce la vuole riscrivere anche. Era tra le prime, mi pare, tra le prime... Scusatemi, sono qui, sono Nadia. Prego. Mia domanda è se è possibile arrivare a settembre per iniziare a studiare in Italia o no per gli studenti stranieri in questo anno accademico. Cioè, lei dice se, in un certo senso vuol sapere se è prevista una didattica frontale e quindi bisogna appunto venire a studiare in Italia, o se è possibile restare nel proprio paese, questo sta chiedendo? Vorrei arrivare in Italia, vorrei venire in Italia per studiare in Italia, ma adesso sono in Russia e non capisco se sarà possibile venire in Italia per iniziare a studiare a settembre o solo, per esempio, in giugno, o scusate, in gennaio, il primo semestre sarà solo online, in online formato. Allora era quello che avevo supposto. Allora, diciamo che in linea di massima dovrebbe essere possibile ripartire in aula, però diciamo che noi siamo pronti come Università di Siena a erogare la didattica frontalmente oppure online oppure verso una forma mista. Io le consiglierei di seguire molto, insomma, monitorare i siti, sia il sito dell'Università di Siena che il sito del nostro dipartimento, e poi magari scrivermi anche una mail, contattarmi più avanti, magari fine agosto, i primi di settembre, forse anche fine agosto, insomma, dovremmo sapere qualcosa di più decisivo, in modo che così le posso dare qualche informazione aggiornata. E poi ovviamente le consiglio anche di seguire molto la situazione, nel senso che certe decisioni vengono sì prese dall'università, ma a seguito di decisioni ministeriali. Intanto voglio dire che la didattica nel secondo semestre, da marzo in poi, fosse erogata online, prima di tutto viene da un decreto del governo,
perché l'università ha autonomia, ma fino a un certo punto ovviamente deve anche sottostare a quelle che sono le decisioni ministeriali. Quindi è una situazione in sviluppo. Sì, diciamo che è una situazione, speriamo tutti di poter ritornare in aula, però bisogna anche vedere cosa succederà nei prossimi mesi, no? C'è anche chi parla di una ripresa pandemica, insomma, quindi sono tutte situazioni in sviluppo da verificare. Io le chiederei appunto semmai di visitare costantemente i siti dove insomma trova queste informazioni e poi semmai di scrivermi. Ho capito. E le rimetto, magari le reinserisco il contatto mail e per avere anche qualche notizia un po' più aggiornata. Va bene, grazie. Lei. Salve, io sono entrata adesso, quindi non ho seguito molto. Volevo sapere, il corso di laurea in lingue per la comunicazione interculturale di impresa, che cosa sarebbe? Perché non ho ben capito, sinceramente. Allora, adesso la collega Calamai le dà le informazioni necessarie, però, allora, intanto sì, rispondo Anna, lei può scrivere tranquillamente a me. Nadia può scrivere sempre a me per questa questione dello sviluppo della didattica. Intanto però chiedo alla persona che si è collegata ora, che vorrebbe avere informazioni per lingue, se può anche scrivere la sua mail, nome, cognome e la mail in chat, così le manderemo poi anche i materiali relativi alla presentazione che abbiamo svolto prima. Silvia, a te la parola. Sì, dovrebbe dirmi, siccome non posso rifare la presentazione che ho fatto all'inizio, per ovvie ragioni dovrebbe dirmi che cos'è che vuole conoscere meglio, come è strutturato il corso di laurea, le lingue di studio, il corso sì, di laurea. Sì, il corso di laurea, come è strutturato? Ha sono 3 anni, il primo anno è comune per tutti, quindi non c'è una differenza, si studia inglese, lingua inglese come lingua obbligatoria e il livello di partenza richiesto è il B1, almeno il B1, e poi si sceglie una seconda lingua tra francese, spagnolo, russo, cinese e tedesco. Al secondo anno si sceglie tra 2 curricula, il primo più legato alla comunicazione interculturale e che prepara anche a una magistrale, il secondo che prepara un po' di più all'ingresso diretto nel mondo del lavoro, infatti il corso di laurea si chiama Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa. L'altro curriculum appunto è più incentrato sull'impresa e ci sono materie quali ad esempio economia aziendale un po' più professionalizzanti, diciamo così. Mentre per l'inglese si richiede il livello B1, per le altre lingue si accettano anche principianti assoluti, anche se devo dire sullo spagnolo non ho mai trovato principianti assoluti in tutti questi anni e nemmeno sul francese, ecco perché di solito sono lingue che uno ha incontrato nel proprio percorso di studi. Sul cinese, come ha detto il collega, si accettano principianti assoluti, anzi la maggior parte delle persone sono studenti che cominciano a studiare l'inglese, il cinese proprio al primo anno dell'università e i livelli di uscita sono un po' diversi a seconda del livello di partenza, comunque almeno il B2 per spagnolo e francese, almeno B1, almeno, sottolineo almeno, per il russo e il cinese e almeno il C1 per l'inglese. Poi se ha altre domande specifiche sono a disposizione. Poi le manderò le slide che ho proiettato dove ci sono tutte le informazioni e la invito a guardare il sito del corso di laurea perché riporta il piano di studio, riporta tutte anche i nominativi delle persone che può contattare per avere delle informazioni più precise o più specifiche. Ecco. Sì, sì. Va bene così, grazie. Prego. Mi scusi, posso intervenire? Mi sente? Ok, nel caso in cui non si possiede, l'avevo già scritto nella chat, penso che non l'abbiate visto, nel caso in cui non si possiede un B1 di inglese, cosa si deve fare?
Allora, se l'aveva scritto, mi scusi, non l'ho visto perché ne sono passati tanti di osservazioni e di commenti e di domande che forse la sua mi è sfuggita. Allora, noi diciamo, dipende da quanto lontano è uno rispetto al biune, per quello che è fondamentale fare la profilazione all'inizio, quella del mese di settembre, che le dicevo, perché se lei è molto vicino ad avere un B1, direi, non mi sento di sconsigliarla. Se una persona invece è molto lontano da un B1, mi sento di sconsigliarla, ma mi sento in onestà di sconsigliarla, perché dovrebbe fare talmente tanta fatica per raggiungere il livello di partenza degli altri colleghi che partono da un B1 che già perderebbe del tempo, a meno che uno passa il mese di agosto a studiare inglese da mattina a sera. Ecco, questo bisogna vedere quant'è lo scarto tra il B1 e il B1. Il mio problema è appunto che non ho proprio certificazioni che attestano il mio livello. No, questo non è un problema. No, l'assenza di certificazione non è un problema. Appunto per questo si chiede di fare un test di ingresso, che non è un test di valutazione, sottolineo. Non è che lei poi prende un voto. Questo test ci serve per capire in che gruppo di lettorato lei può andare. Capisce bene? Noi abbiamo circa 200 matricole per anno e non possiamo fare gruppi di lingua per l'insegnamento serio di una lingua straniera, gruppi di 200 persone. Non sarebbe gestibile, lei non potrebbe mai parlare, non ci sarebbe listening, non ci sarebbe la comprensione. Allora dobbiamo fare gruppi. Questi gruppi devono essere abbastanza omogenei. È per questo che lei, dopo questo test di ingresso, avrà un livello indicativo e sarà messo poi in un gruppo. Questo è ai fini di migliorare la didattica, non per etichettare lei con un punteggio o con un voto, perché poi il voto lei lo prenderà dopo che ha sostenuto l'esame di lingua e traduzione inglese, non lo prende a settembre. A settembre ci serve di capire a che livello è, perché prima, come avete visto nella chat, qualcuno ha detto ma io ho già il C1, allora il C1 non può stare insieme al B1. Il C1 farà un percorso di eccellenza. Le torna? Questo per agevolare la didattica, ecco, per migliorare la, e questo lo facciamo più o meno per tutte le lingue, ugualmente per cinese. Se c'è una persona che ha fatto 5 anni di cinese al liceo e non può stare con quello che ha appena cominciato, per forza, questo nelle classi di lettorato. Poi invece la mediazione cinese-italiano, italiano-cinese, quella è un'attività di riflessione e quindi può essere fatta con persone di livello anche diverso, perché è una riflessione sulla struttura della lingua, sul confronto interlinguistico. Non so se mi sono spiegata, spero di essermi spiegata. Sì, grazie mille, va bene, grazie. Sì. Prego. Francesca, non ti sentiamo. Il microfono. Scusate, l'avevo chiuso erroneamente, grazie. Allora, no, stavo cercando di leggere la domanda di Nora. Ma allora, Silvia, in realtà qui se la certificazione corrisponde al livello richiesto, penso di no. Però Silvia, vai tu. Sì, di solito, siccome c'è un universo nelle certificazioni e ci sono tanti enti certificatori, direi che è sempre opportuno riferirsi al centro linguistico d'Ateneo, presentare la certificazione e poi avrete una risposta tecnica, perché io non posso parlare in assoluto su tutte le certificazioni di tutte le lingue, perché ce ne sono alcune che sono riconosciute e sono quelle, per esempio Cambridge o altre per rilasciate da enti certificatori, altre su cui anche l'Ateneo ha dovuto poi aggiornare la lista delle certificazioni ammissibili. Quindi direi che comunque è opportuno presentarsi al CLA. Direi che se uno ha una certificazione di Cambridge, appunto, di C1, non fa naturalmente il test, va già nel gruppo C1. Però passate da questo, da, come dire, che non è una... come posso dire...
non è una vessazione nei vostri confronti, è un modo per organizzare al meglio la didattica. E quindi voi vi riferite al CLA e poi il personale del CLA vi dirà cosa fare. Il Centro Linguistico d'Ateneo collabora con noi con il corso di laurea, ma non è il corso di laurea, ecco, è un centro autonomo rispetto al corso di laurea. Sì, e potrei anche aggiungere che crediamo talmente tanto che sia importante muoversi in questo modo che tutti gli studenti, al di là del corso di laurea a cui decideranno di iscriversi, ovviamente parlo per i corsi triennali che sono presenti ad Arezzo, che da qualche anno cerchiamo proprio di spingere in un certo senso gli studenti a fare un certo tipo di percorso in cui tra le prime attività da svolgere c'è proprio questo, cioè l'idea di accertare il proprio livello di conoscenza linguistico. Questo per tutti i corsi, soprattutto nel momento in cui uno studente sa di non essere perfettamente padrone, parlo per l'inglese, per la conoscenza della lingua inglese, è bene subito correre ai ripari. Fra l'altro il fatto di avere il centro linguistico proprio all'interno del dipartimento, insomma, permette anche di poter subito intervenire, insomma. È inutile perdere mesi e mesi rimandando quello che potrebbe essere magari l'eventuale problema, insomma. Sottolineo, questo per tutti i corsi di laurea, è sempre opportuno far subito questo censimento, che così vi dà anche delle informazioni sulle vostre priorità, su come è opportuno muoversi, su cosa fare prima, ecco, non lasciate questo come indicazione per la vita, non lasciate gli esami più difficili o le cose più difficili alla fine, non è mai no. Saggio. No, grazie, sì, proprio così. Bene. Allora, se non ci sono altre curiosità, altri dubbi, possiamo anche lasciarci. Io naturalmente ringrazio tutti voi, come ho già detto, se avete scritto tutti, come spero, la vostra mail, vi manderemo appunto i materiali che abbiamo presentato oggi e poi, come abbiamo già detto, siamo a vostra disposizione. Il consiglio con cui vi lascio è proprio quello di visitare questi siti. Vedrete che all'inizio possono sembrare del tutto nuovi, ma poi insomma nel giro di poco riuscite a entrare a trovare anche tutto quello che vi serve e poi ripeto siamo qui a vostra disposizione. Posso? Scusi? Un'ultima domanda, volevo fare, comunque ringrazio la professoressa Silvia per le informazioni. Guardi, io sinceramente ero tentata al corso di lingua, l'unica cosa è che non so se è tanto fattibile fare venire alle lezioni la mattina e lavorare il pomeriggio. Non so quanto sia fattibile, se ve lo consiglia o sconsiglia. Allora, è difficile. Allora, dare consigli. Se lei riesce a essere presente la mattina, vuol dire che lei riesce a seguire i lettorati. E lo dico sì, anche la io. Mattina sì, il pomeriggio no. Ecco. La mia materia si può fare tranquillamente da non frequentante, io sono una glottologa e non uno ha un programma, si deve organizzare bene, non perdere mai il contatto con il professore, ma credo, come la mia, le letterature, le storie, la geografia, può essere fatta tranquillamente da non frequentante, con un'opportuna organizzazione. Le lingue da non frequentanti, senza la presenza del docente madrelingua, no, direi no. Anche perché sarebbe uno spreco economico, cioè lei fa un servizio di cui poi non usufruisce, no? Questo lo dico anche da madre. Se lei si iscrive e riesce a essere presente la mattina alle lezioni di madrelingua, secondo me è a posto. Perché i corsi di inglese, i corsi di cinese o di russo, perché noi facciamo proprio l'orario, ci mettiamo un mese e mezzo mediamente a farlo, perché? Perché ci sono tutti gli incastri con le lezioni dei collaboratori esperti linguistici dei CEL la mattina, che non si possono sovrapporre con tutte le nostre lezioni, e infatti noi andiamo al pomeriggio. Okay. Quindi, basta, ecco, ci vuole organizzazione e contatto con il professore.
subito lei prende contatto con i docenti, dice, scrive, guardi, non posso frequentare, il programma è questo, il programma è sempre scritto chiaramente nel syllabus che spiega che è un oggetto fondamentale che imparerete a conoscere da ottobre in poi, lì c'è spiegato tutto sulle modalità di esame, la valutazione, i testi da sapere, i concetti da conoscere. E se lei è in aula o no, questa è una scelta sua, individuale, nella più totale libertà di ciascuno. Certamente, grazie mille. Grazie. Perfetto. Va bene. Posso fare? Prego, prego. Prego. No, una domanda proprio a titolo informativo. Per quanto riguarda invece anche i test di accesso e di inglese, e i siti poi verranno aggiornati con le date tra un po' di tempo? Assolutamente sì. Ok, grazie certo. mille. Infatti per questo vi stiamo, come dire, stiamo insistendo molto nel dirvi di controllare, di monitorare, perché sì, vengono aggiornati. Certo. Va bene. Considerate che ci vuole, allora siamo ancora luglio non è arrivato. Tra luglio e agosto ci saranno poi tutte le informazioni necessarie per questi test, se sarà possibile farli in presenza e nelle modalità che l'Ateneo e il Ministero ci dirà. Quindi c'è da controllare spesso e da aspettare un po' rispetto a noi. L'anno passato vi avremmo dato più informazioni certe, ma adesso nessuno può dare informazioni certe in questo periodo. Mm. E comunque se arrivassimo a, non lo so, a fine luglio e magari non ci sono ancora grandi cambiamenti o insomma in agosto, scrivete. Ecco, io questo controllate prima sul sito del Dipartimento, dopodiché potete anche mandare una mail. Dopo Ferragosto insomma, ci siamo, ecco. Se posso aggiungere un elemento, no? C'è un suggerimento per gli studenti al di là del corso di laurea. Voi avete, non so se avete capito, delle fonti, no, che sono i siti web, se voi andate in quello del Dipartimento ci trovate tutta la nostra offerta con tutti i link e le informazioni. Poi sempre tramite sito, ora nella chat avete le nostre mail. Un'altra buona fonte sono, io come ha detto Francesca, sono i tutor. Ora guardate sulla chat, segnatevi le mail dei tutor, oppure andate su Google e scrivete tutor Dipartimento di Arezzo e loro sono velocissimi a rispondervi. Quarta suggerimento è, se siete decise a iscrivervi, se voi vi preimmatricolate, queste informazioni vi arrivano più direttamente, perché se vi preimmatricolate diventate studenti, se diventate studenti a quel punto l'informazione vi arriva tramite mail, perché finché non siete studenti siete voi che dovete andare un po' a cercarvi queste date nei nostri siti. La preimmatricolazione di fatto vi fa entrare come studenti dentro un ISI e quindi avete già una serie di accessi alle risorse, a una serie di cose, ancora prima di iscrivervi definitivamente. Era solo per dire che prendetevi anche ora qualche mail, monitorate, ma insomma, avete tanti canali, sceglietene un paio e ricordatevi di consultare quelli. Sì. Sì, anche perché fra l'altro l'operazione di messa a punto dei siti non è banale, cioè è un lavoro che impegna tante persone, insomma ci dedichiamo molto tempo e molto spazio. Nel frattempo questa è la pagina dove trovate gli indirizzi mail delle studentesse tutor, che al di là del servizio di supporto per la immatricolazione svolgono anche un servizio di ricevimento, proprio per chi come voi ha necessità di chiedere informazioni anche molto diverse, e quindi di nuovo potete fare riferimento oltre che ai docenti anche alle studentesse tutor. Va bene, allora se non ci sono ulteriori richieste possiamo credo
terminare qui questo evento, questo incontro. Ovviamente io ringrazio i colleghi che hanno partecipato, che hanno dato molte informazioni, come appunto abbiamo detto, e anche chi ha partecipato per richiedere tutte le informazioni necessarie. Quindi ecco, con questo invito a utilizzare i siti e insomma anche i social network, perché fra l'altro anche nei social c'è un gruppo Unisì, c'è un gruppo di Sfuci, ci sono anche gruppi sia di lingue che di scienze ed educazione, insomma, quindi credo che di informazioni le possiate trovare in diversi luoghi. A presto, allora, grazie a tutti. Vi manderemo i materiali, ecco, questo lo faremo. Abbiate un po' di pazienza perché, insomma, poi in realtà hanno partecipato diverse persone, ma lo faremo presto. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Grazie, grazie Silvia, grazie Claudio, grazie Gianluigi. Ciao. Ciao Gianluigi, ciao Silvia, ciao Francesco. Ciao a tutti, grazie ancora, arrivederci. Grazie. Grazie a te. Di nuovo. Grazie a tutti. Siamo soli. Sì, sì, siamo soli, ricordiamoci che c'è un bel... Devo andare a fare la merenda ai miei figli e sono fuori da me. Infatti, no, no, ma poi come vedete abbiamo un bel rec, quindi ci sarebbero altre cose da dire, ma non possiamo. Va bene. Dai. Allora, ci sentiamo poi, Francesca, sentiamoci in un altro momento, allora, sì. Per la questione... Esatto, sì, dai, ci si sente presto, quando vuoi, tanto sono sempre F24 forse ci si fa, forse, va sì, bene. Mi sembra di aver capito di sì, perché Ferdinando ho sentito che ha parlato con Sonia. Va bene, speriamo, dai, grazie a tutti. Bene, grazie di nuovo, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, 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 ciao.